Ma siamo in onda? Signori, signori, colleghi, amici, chiunque è in collegamento in questo momento, io non essendo mai mancato ai Gran Premi Internazionali del doppiaggio, non potevo mancare anche questa volta. Certo, se mi avverti all'ultimo secondo, pensavo che per fatto contingente non potesse andare in onda. Io, anche se fa caldo vestito così da queste parti, ho pensato di collegarmi da qui, non per farvi soffrire sicuramente, ma visto che ognuno di voi ormai su Zoom, su qualsiasi cosa, mette qualsiasi sfondo, io invece sono venuto qui perché vorrei condurlo col mio amico. Ciufoli! Roberto! Non c'è, per cui sto io. Senti, facciamo una bella cosa. Torniamo in questo studio virtuale molto bello, molto più bello di questa cosa, a me è vero, eh? Eccolo, questo è il palcoscenico, io sono abituato ad avervi di fronte, non vi ho di fronte, ma sicuramente voi avete me di fronte a voi. E allora diamo inizio a questo punto al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio e poi parleremo di cosa si avvicinerà durante la trasmissione. Vai con la sigla! 3, 4. Helplessly hoping her hurricane hovers nearby, awaiting a word. Gasping glimpses of gentle true spirit, he runs, wishing he could fly high, only to trip at the sound of goodbye. Wordless watching, he waits by the window and wonders at the empty place inside. Heartlessly helping himself to imagine he worries. L'applauso lo faccio io da qua, gigantesco, perché questo è veramente stato, è un impegno gigantesco, gigantesco. Benvenuti adesso ufficialmente a questa edizione speciale del Gran Premio Internazionale del Doppiaggio dedicata agli Stati Generali del Doppiaggio. Un'edizione speciale per un anno speciale. Abbiamo passato un anno, insomma, è inutile che ve lo dica, con le nostre usanze sono cambiate completamente, le immagini che abbiamo visto ne sono proprio il simbolo esatto. Ringraziamo a questo punto il coro, che non c'è, questo è proprio il nome, un gruppo che proviene, pensate, dai cori dei licei, Albertelli, De Santis, Keplero, Visconti, altri licei, università sparse in tutto il globo veramente. Nato e cresciuto sotto la guida invece di un grande amico che è veramente un grande orchestratore di voci, che è Dodo Versino, che l'abbiamo prima, eccolo in collegamento Dodo, abbiamo voluto dire proprio Ciao! così, ciao, con questa sigla speciale per questa edizione, che ormai da 13 anni siete abituati a seguire, perché abbiamo trascorso un anno speciale, nel bene e nel male. Dodo, complimenti perché è un lavoro pazzesco. Buonasera!
Come li hai organizzati tutti questi ragazzi? Cioè, è pazzesco. Io so come lavori in diretta perché ti ho visto orchestrare voci, ma così... Beh, loro partono appunto come tanti licei che, da cui poi si sono raggruppati tra di loro, quando ancora ci si poteva assemblare, si sono assemblati tra di loro e hanno messo su questo coro che non c'è, un coro nato dal basso, nato veramente dai ragazzi. Ovviamente in periodo di Covid ci siamo dovuti separare e ultimamente abbiamo sperimentato. Eccoli, bravi ragazzi. Per cantare in diretta, tutti insieme, anche se ognuno da casa propria. Sì, no, ma è pazzesco. Durante l'ora di matematica so che è stato fatto soprattutto il coro, no? Durante le lezioni sempre. Latino e greco al classico, insomma, proprio per far capire. No, ma proprio esatto. Adesso che progetti ci sono, Dodo? Perché stiamo per uscire da questa situazione, ormai non è meglio che non dice niente, però dopo continuerà questa avventura. Vorremmo tornare nel mondo vero, vorremmo riaprire i cori nei licei, vorremmo ricominciare le prove del coro che non c'è, abbiamo già progettato viaggi, trasferte, seminari, una settimana in casale tutti insieme, insomma questa ecco, è... Ecco, senti, c'è bisogno di un attore... Quando si può fare? Sì, no, una settimana in casale volentieri, Dodo, io vengo anche come supervisore vocale. Va bene. Tranquillo, tanto sono quattro figli, per cui tranquillo. Dodo, grazie, tanto noi ci risentiremo durante il programma, perché ci sono altri paio di momenti insieme al coro che non c'è e insieme a te. Di canti, assolutamente, grazie. Dodo. Bravo Dodo, grazie davvero. Grazie, ciao Pino. Ciao bello, mi stupisce sempre, veramente. Ecco, questo è proprio il doppiaggio, anche oltre a questa situazione, ha vissuto dei periodi migliori rispetto a quest'ultimo anno, dove si è dovuto adattare proprio a una situazione di emergenza. Il lavoro si è moltiplicato per via del lockdown, le case, le persone hanno sfruttato al massimo le piattaforme proprio digitali, non è stato facile poi mantenere proprio alta la qualità del doppiaggio al crescere proprio della mole del lavoro, soprattutto garantendo la sicurezza all'interno degli studi e cambiando regole a seconda del DPCM di turno, insomma. Benvenuti, ve l'avevo detto già all'inizio, in questo bellissimo studio virtuale. Parto subito con il ringraziamento al MIC, il Ministero della Cultura, alla Regione, al nuovo IMAI, a tutti gli sponsor partner del Gran Premio Doppiaggio, che credono che il doppiaggio sia, e ne siamo certi, un'eccellenza italiana, ma a livello mondiale. Allora, quest'anno, proprio per motivi che vi ho appena detto, abbiamo rivisto la rosa dei premi da consegnare, pochi premi, alcuni diversi dal solito, anzi molti diversi dal solito, per una serata semplice. Ci saranno quindi, accanto ai primi classici, premi nuovi, rappresentativi, che tendono a riconoscere non soltanto gli artisti, ma anche le produzioni e le distribuzioni che hanno mantenuto alto il livello di sicurezza e la qualità del doppiaggio in questo periodo difficile. I premi sono questi che vado ad enumerare in questo momento: il miglior fonico, il miglior assistente, il miglior adattamento e traduzione, miglior società di doppiaggio, miglior società di distribuzione, premio del pubblico e miglior prodotto. Quindi preparate un'edizione non solo digitale ma anche più rapida, e molti di voi saranno contenti, perché normalmente certe volte sono stati dei veri e propri rapimenti, molto divertenti ma rapimenti. Allora, prima di questa serata volevo dirvi una cosa molto importante, perché il Gran Premio non è soltanto questa di serata, che insomma è il climax di una preparazione molto lunga e sapere quanto faticosa. L'8, il 9 e il 12 aprile il Gran Premio ha voluto organizzare dei tavoli di discussione, proprio dei veri e propri focus di approfondimento che sono stati molto seguiti dagli addetti ai lavori, dalle istituzioni, dal pubblico e dagli amatori, che sono tantissimi. I temi trattati sono stati molti: il diritto d'autore, il riconoscimento delle figure professionali che prima non erano riconosciute, la formazione, la qualità, perché a maggior ragione in tempi difficili come questo, le parole chiave da tenere in considerazione per mantenere il doppiaggio italiano, l'eccellenza che è sempre stata. L'obiettivo era scrivere un manifesto di punti condivisi da consegnare al ministro Franceschini, e spero che più tardi ci... sarà presente qui con noi, perché è stato anche lui un motore immobile di tutto questo. E allora, come funzionerà questa edizione degli Stati Generali, che sembra un po' una presa di posizione militare del doppiaggio? Io, come avete capito, sono completamente solo in studio. Alla mia destra e alla mia sinistra ci sono i due schermi
che vedete per i collegamenti con i vincitori dei premi e i premiatori che li consegneranno. La nostra giuria, che saluto e ringrazio, che ricordo è formata da più di 100 fra tecnici ed esperti di doppiaggio, ha sciolto la riserva proprio da poco. Anch'io ho veramente poco. Chi consegnerà il premio riceverà un messaggio in diretta, vero, e proclamerà il vincitore. Ci siamo organizzati alla grande. Allora cominciamo con il primo dei nostri premi, che non ha nomination, lo sapete, sì, sono i voti interni dei professionisti, il premio fonico di sala. E ecco, dopo la clip di presentazione abbiamo evitato il balletto perché non c'entravamo, io spero che si torni in sala da me da un momento all'altro. Eccoci, 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 siamo tornati qui, dicevo non è possibile organizzare uno stacchetto, ma alla mia sinistra c'è un signore con un toupet. Non si capisce che succede. Io capisco, ma i parrucchieri in un periodo dell'anno, caro Rodolfo Bianchi, hanno riaperto. Per cui se è un problema di budget. Potevo andarci, ma voglio venire con te dal barbiere. Ma che vuoi? Io... i bei capelli bianchi. Capito? Ma i miei poi sono portatore sano di capelli, io li sento crescere. Cioè, è una cosa brutta. Guarda me come crescono, dietro. Capito, figlia mia, però, Rodolfa. Cioè... amore. Cioè, adesso hai finito di toccare il trono. Ho capito, ma il Trono delle Spade l'hai doppiato ed era così quello che doppiavi, cioè stai fuori... Adesso lo sto ridoppiando da un'altra parte invece dei capelli corti, infatti sto aspettando da Pierre. Io vado a seconda dei personaggi che doppio, se doppio Jeffrey Rush in un modo, se doppio Brendan Gleeson in un altro, se doppio Biancani in un altro, certo. Anche di me te ne accorgi, quando sono biondo e sdravato sono Viggo Morte, quando sono nero sono Johnny Fox, ma certo. Sei fantastico. volevo fare i complimenti. Dimmi. A tutti voi, a te perché... ogni volta dimostri sempre di amare questa professione e devo dire che sei stato sempre una persona straordinaria. Grazie. A parte noi siamo anche amici, ma proprio come collega devo dire che sei veramente una persona straordinaria e che hai fatto molto per il nostro settore. Ringraziare tutta l'organizzazione del Gran Premio perché sta lavorando molto. Sta lavorando molto, è riuscita a fare una cosa bella anche così via internet. E devo dire che tutti questi focus ai quali io ho partecipato e anche tante altre riunioni che avevamo fatto prima dell'avvento della pandemia per portare avanti questi discorsi sono stati importanti. Importanti perché il nostro mondo è considerato un'eccellenza nel nostro lavoro, in tutto il mondo, però subisce spesso anche attacchi e tante cose che non meritiamo. Allora è bene che vengano utilizzati. Poi io sono stato chiamato per premiare e devo dire che sono felice di premiare una categoria che vedo scritta sotto di me, sì. Là, perché io per sempre, da sempre, dai vari compagni, da quando eravamo nell'università, ho sempre sostenuto il riconoscimento delle figure professionali, secondo me solo attraverso il riconoscimento, l'affermazione delle figure professionali tutte che fanno parte del nostro mondo, solo attraverso il riconoscimento e l'affermazione di queste figure noi cercheremo di salvaguardare e potremo salvaguardare la qualità. Assolutamente, ma infatti Rodolfo è questa la cosa, io ringrazio proprio Filippo Cellini che l'ho fatto innamorare di questa avventura 15 anni fa, quando ho detto voglio fare un premio del doppiaggio, ma tu sei matto, fermate un attimo, come si fa? Non è che puoi fare una cosa così. Io lo voglio fare perché la gente lo ama tantissimo, dobbiamo renderlo non dei carbonai dentro le sale chiuse al buio, dobbiamo avvicinarci alle università che ci odiavano fortemente e chi vince vince, chi se ne frega, è un premio che è la scusa per stare tutti insieme e continuare a parlare ad alta voce fuori della sala, a fine, poi vince vince, tanto non è un problema quello ed è sempre molto serio anche in questo caso, tu ne sai qualcosa perché credo che c'è una bacheca a casa che non finisce mai, sì, va bene? Qualche volta, ma devo dire che spero prossima anno di stare tutti insieme. Vabbè, sì, mi manca la presenza di una platea, di tante robe che il brusio da un milione di dollari è un brusio da un milione di dollari. Allora a questo punto rimandiamo il messaggio, se non sbaglio, a Rodolfo per dirci il nome del fonico di sala di quest'anno. Arriva il messaggio, ma è tutto vero poi, è bellissimo, messaggio inviato.
Tutto in diretta. Aspetta. Eccolo, eccolo. C'è allora, il nome? Che io non lo so. Aspetta, non so se leggo bene. Però insomma, vince il premio. Sì. Tecnico. Abbassala, abbassala. Abbassa, abbassa. Vince il premio. Ma così mi copi. Vince il premio tecnico per miglior fonico. Vince il premio tecnico. Esatto. Per miglior fonico di sala 2020-2021. Claudio Cocco. Oh, Claudio, a questo punto dovrebbe apparire per magia dall'altra parte. Bravo. Con la sigla, eccolo, fa finta che sta lavorando. Esatto, esatto, appena finito. Ma non è vero, è sabato, ma che dici? Ah, per arrotondare. Sì. Va bene, la musica può sfumare pure un attimo prima, grazie. Perché è lunga così, perché prima devi dalla platea arrivare qua. Ma siccome noi siamo verso Tor Sapienza, è lunga la camminata. Ah, Claudio, allora, tu è la prima volta che vinci, la seconda, che, com'è? Sì, io sì. Hai già vinto? Prima vincitore. Ah, bene. Spero di replicare in futuro, ma al momento sono già contento così. È bello, sai, a me piaceva molto il contatto sul palco perché si sentiva l'emozione, soprattutto di voi tecnici, assistenti, non siete abituati, insomma, a stare di fronte a una platea. Noi già ci lavoriamo e siamo più abituati. Però questo è bello, Claudio, anche perché sono premi dati dai colleghi, dagli amici che uno frequenta dalla mattina alle 9, alla sera alle 7 e mezza e certe volte fino alle 10 e mezza. Per cui esatto. Vuoi infatti salutare, io... ringraziare, dedicare? Assolutamente, assolutamente. Io vorrei dedicare questo premio prima di tutto ai miei familiari e alle persone che mi hanno sempre sostenuto in questo percorso. Vorrei dedicarlo anche ai miei coetanei, tutti sì. I ragazzi che nonostante il periodo proibitivo stanno continuando con tutte le loro forze a seguire i propri obiettivi e i propri sogni. Io ho la fortuna di fare quello che mi piace e penso che l'amore per il mio lavoro sia arrivato dall'altra parte, che sia un vetro o uno schermo, sì. Come in questo caso. Bene, grazie Claudio. Tutto qui, quindi no, grazie veramente a tutti. Non è poco, non è poco, è bello Claudio quello che hai detto, perché insomma cerchiamo di andare avanti. Senti, con chi vorresti cominciare il primo turno di lunedì, con me o Rodolfo? Con Rodolfo magari. No, vabbè, ciao. Il premio volevo dire che saranno consegnati normalmente a casa, perché per Claudio Cocco questo è il secondo premio, cioè 22, il primo e l'ultimo, e grazie a questa situazione, però è giusto che sia così, insomma, è più giusto avere, ovviamente io gioco, lo sapete, anche da solo non riesco a star zitto, per cui preparatevi, ora ci abbiamo un tempo netto. Claudio, grazie, grazie davvero, il premio sarà recapitato ovviamente a casa, lo sapete quanto è bello questo premio, con tanto di targhetta e quant'altro. Andiamo avanti, sfrutta ancora Rodolfo per il premio successivo, che era per il migliore, è per il migliore assistente o migliore assistente donna o uomo che sia al doppiaggio, che è una figura proprio importante, che a volte è misteriosa per chi non conosce il mestiere dentro lo studio. Adesso lo lancio, questo è il premio per il... Eccolo qua, questa è la sigla che adesso dopo circa, eccola, torniamo qui. Dicevo che è una figura importante, tante volte mi capita di spiegare alle persone per la strada quanti siamo, quando mi intervistano in televisione, di chi è la gente che sta dietro solo a una voce, ci stanno mille persone, e quella più l'angelo custode in sala che ti devi fare amica, dico amica perché sono più che altro donne e sono importanti, e la devi fare amica subito, almeno se qualcosa è più lungo o più corto non te strilla e andiamo avanti. È importante, no? Poi tu insomma ne sai qualcosa, sì. Tu corrompi, tu non è vero, strillano uguale perché sono del professionista. Lo so, lo so, è un gioco. Tu cerchi di corromperle, sì. Io so, però queste non si fanno corrompere. Mai. E sono proprio felice di perché chi mi conosce, insomma, dopo 50 anni di professione, tutti sanno il rispetto che io ho per l'assistente. Sì, per le prime idee che state premiando e poi per l'assistente al doppiaggio, soprattutto perché è veramente una collaboratrice preziosa sia del direttore e sia
per le varie società, per tutte le preparazioni che fanno, le cose che fanno, hanno un diritto a un riconoscimento molto importante. Sono veramente felice di darlo questa sera. Ma chi okay, mi segnalano dalla regia che siamo già in ritardo, ce l'hanno già con me. Per cui mandiamo, è colpa mia. Questo è il messaggio, l'abbiamo inviato, se ci può leggere il nome, perché sono anch'io. Sì, ma anch'io vorrei saperlo, perché non ce l'ho qui. Vince il premio tecnico per migliori assistenti al doppiaggio 2020-2021. Sì. Con tutto il sorriso come il suo, che adesso la vedrete, Elena Masini. Elena! Eccola! Sì, buongiorno! Oh! Elena, grazie mille! Elena! Non strilla che non si capisce niente! Ecco. No, lo so. Calma. Oh, fai mettere da tuo marito il meglio l'inquadratura. Ci sto provando, meglio? Va meglio, sì, eccoti. Elena. Molto felice. Ti abbraccerei con tutto il cuore. È una gioia per me ricevere questo riconoscimento. Sapete benissimo voi che lo faccio questo mestiere da 35 anni. Sono nata e cresciuta in CDC, per cui ho avuto di lavorare con i più grandi di questo mestiere. Ho giocato con Luciano De Ambrosio, con Mario De Angelis, Giorgio Piazza, un grande tenere mio cuore. Insomma, è inutile fare nomi perché... Sono tanti. E questo mi ha permesso di avere un'esperienza, direi, veramente eccezionale. Sì. Sono adesso vicepresidente dell'associazione dell'iPad, come Rodolfo sa bene, l'associazione italiana per l'assistenza al doppiaggio, e faremo di tutto per mantenere vivo questo mestiere, crescere altri assistenti femmine, maschi e al nostro livello. Sono veramente, veramente felice. Adesso collaboro, vi dico due cose per poter dire. Piano, perché fuori un po' il collegamento, si sente o non si sente, Elena? Ok. Volevo solo dire che da 5 anni con la Taipo, con l'occasione per ringraziare Lorena Pertini, che a fine di ogni progetto mi sceglie per quello successivo, e questo mi permette di fare il lavoro puntando a qualità. Sono contenta, questo è l'unico modo per continuare a fare il mestiere che facciamo nel migliore del mondo. Con la nostra esperienza. Voi lo sapete benissimo, e Rodolfo, dirlo tranquillamente. Questa sera te lo consegno io il premio, devi essere contento. Sì. Sono felicissima. Certo, e io fra di voi se non parlo mai. Guarda, io una cosa la voglio dire anche a te. Sì. Da poco abbiamo fatto, proprio con Lorena, un film dove tu fai il tuo Sacha Baron Cohen. Ah, sì. E sai che non te ne facciamo passare una. È vero, mi hai sposato, esatto. Mi ha sposato un tuo collega, esatto. E io se sento il corpo, il mondo non... grazie. Ma infatti dopo tutti quei nomi devi accontentare poi delle persone che arrivano adesso, che uno sono io. Però vedi, ecco la scusa, quella che ho detto all'inizio, e poi qui ci salutiamo, è premiare Elena, sì. Ma premia lei, premiamo tutti, è la scusa ottima di premiare un professionista che con questa realtà poi ringrazia tutto il resto, cioè è un mondo straordinario, ed è questo che vorrei dire sempre ai miei colleghi: chi vince, vince, o lo urlo fino alla nausea, vince un altro bravo, insomma è difficile. Non c'è problema. A parte tuo marito, il resto sono tutti veramente bravi. Vabbè. Scusa, poi soltanto la dedica? Sì, certo. Perché la dedica è d'obbligo a mia mamma e a mio papà e ai miei piccoli grandi giocatori, Luca e Daniele, i miei figli, spero che siano seri della loro mamma. Eh sì, e io mi auguro che non l'abbiano mai come assistente, perché è cattiva, è meglio come madre. Bene. Ciao Masini! Grazie a tutti voi! Grazie, ciao Elena, un bacio a tutta la famiglia. A questo punto ringrazio anche Rodolfo, lo posso liberare. Rodolfo, torna dal parrucchiere a rimettere sotto il casco. E... grazie ciao. Davvero Rod. Un abbraccio, grazie Roddy.
E andiamo avanti con il terzo premio, che è l'adattamento e traduzione. Vai con la sigla! A questo punto interviene come premiatore il coordinatore didattico di Master Traduzione e Adattamento delle Opere Audiovisive della UNIT, Università Studi Internazionali di Roma, il dottor Antonio Falduto. Dove mi appare? Di qua? Non c'è? Benissimo. Dove andiamo? Bene, no, non c'è perché c'ha internet, non ha pagato la fibra. Andiamo direttamente a noi, ecco, ma siamo assolutamente in diretta. Vabbè, non c'è nessun problema, dai, succede anche questo, purtroppo siamo in un momento in cui è bello quando c'è la professoressa del latino e manca, invece eccolo, malfidati che non siete altro. Antonio, buonasera. Buonasera, come va? Molto bene, Antonio, tanto grazie perché tu da sempre sei amico del Gran Premio. Sei una di quelle figure belle, importanti, che navigano nell'ombra come i doppiatori, ma ci sei. L'adattamento in Italia dovrebbe essere tenuto in considerazione come la traduzione letteraria, Antonio. Sì, ma credo che sia fondamentale anche per la tutela della nostra lingua, dell'italiano. Molti studenti stranieri imparano la nostra lingua utilizzando i nostri film, seguendo la nostra televisione, pubblica soprattutto. Quindi è fondamentale saper insegnare in diversi modi e insegnare ai nostri traduttori che cos'è il linguaggio audiovisivo. Certo. Antonio, senti, c'è una vecchia polemica per cui lo spettatore è ingannato dal sentir parlare il film nella sua lingua, non coglierebbe le diversità culturali, insomma. È così? Credo che ci siano degli aspetti diversi. È stata la fibra. Sì, ecco. Se si perde l'acquista, lo sappiamo benissimo, quanto, ad esempio, in quello che è anche la tua specialità, Pino, la commedia. Sì. Le commedie straniere, dove i lettori parlano velocissimamente, diventa proibitivo riuscire a seguire il sottotitolo, e soprattutto il sottotitolo diventa punitivo rispetto al flavor della battuta. Quindi io ritengo che l'opportunità che abbiamo oggi, anche scegliere, sta a noi poi offrire la versione migliore. Esatto. Antonio, allora io andrei direttamente alle tre, la terna proprio dei nominati. Andiamo con il video, così. Bene, mi sembra una bellissima scelta. Antonio, bella, ecco, abbiamo in collegamento anche come bellissimo. L'inquadratura è come gli Oscar, no? C'è la splittata l'inquadratura con i tre, speriamo che si senta bene, perché nessuno sa poi a chi va il premio, ma lo ripeto e lo urlo, a chi va, sono tre opere straordinarie. Antonio, ti mandiamo adesso il messaggino e tu ci leggerai chi è il miglior adattamento e traduzione. Messaggio inviato. Dimmi quando ti è arrivato. È arrivato, hai visto? Okay. Posso leggere? Sì, Antonio, prego. Dunque, vince il premio della giuria per migliore traduzione e adattamento Rosa Cosolo e Daniele Giuliani per La regina degli scacchi. Oh, ed ecco. L'applauso. Hanno già fatto fuori gli altri due in un attimo neanche. No, non è Carlotta Cosolo, ma è che io riconosco Carlo Cosolo nell'inquadratura. E neanche sì, non è nemmeno Daniele Giuliani, ma è Carlo, ma credo che faccia parte. No, si vede che non sei neanche Daniele Giuliani. Carlo, fai le veci di questi due grandi traduttori adattatori. Lo sei tu. Ma ti dico di tutto il bene possibile, perché tra l'altro sono ovviamente Carlotta, ma anche Daniele, insomma, diciamo che sono veramente contento. E vabbè, niente, non so se dire, sono anche un po' emozionato, insomma, lo capisci da te, aspetta un attimo, c'è una cosa. Che è seduto? Che è successo? Ah, ecco, ok. Vabbè. E quindi, vabbè,
parlo a nome di Carlotta, chiaramente sono qua al posto suo perché Carlotta insomma ha tenuto una bambina di 11 giorni e per lei era un po' complicato insomma collegarsi. Nonno Carlo. Da nonno diciamo che ho preso il suo posto e chiaramente insomma a nome di Carlotta intanto voglio ringraziare appunto Daniele che è stato fondamentale sia per la direzione, io so molto bene come lavora Daniele, credo non potesse cadere in mani migliori, e anche per l'aiuto che le ha dato, proprio perché in quel periodo lei era incinta, insomma, aveva anche dei problemi all'inizio della gravidanza. E poi sempre a nome di Carlotta ci tengo anche a ringraziare la dubbing nella persona di Simona Silvestri, che insomma ha molto creduto in lei in queste occasioni. Quindi grazie a voi per il premio sempre da parte di e Carlotta che parla con noi. Sì, gli si è passata un po' la voce dopo la gravidanza, certo. Sì. Grazie Carlo, grazie davvero, grazie per la tua testimonianza. Grazie a voi tutti, buon lavoro. E un abbraccio a nonno Carlo, ci conosciamo quando eravamo dei bambini e avevamo delle fidanzate, adesso sono gli altri nonno, io ancora no, sono ancora padre. Antonio, grazie la tua amicizia silente ma molto precisa, puntuale e importante. Grazie davvero Antonio Falduto, grazie per tutto quello che fai per questa bellissima categoria. E ringrazio ovviamente anche gli altri due nominati che mi sono scomparsi dal video, ho riconosciuto Romina della Lucky Red. Poi... Però andiamo avanti perché abbiamo due ospiti che hanno partecipato con ruoli diversi ad una serie che è andata in onda su Sky e ha ricevuto un grandissimo consenso. Noi adesso ci vediamo il backstage di questa serie e capirete qual è la difficoltà di Romulo. Ecco alla mia sinistra Matteo Rovere, benvenuto Matteo, e dall'altra parte Valerio Piccolo, traduttore, adattatore e dialoghista. Abbiamo ciao. I autori di questa avventura pazzesca. Matteo, tanto ciao, piacere. Ma stai guidando, ciao, no? Stai guidando, no, Matteo, no. Stai tranquillo. Sono parcheggiato. Senti, io qui, allora, parliamo di CONCLAN, abbreviazione di Constructed Message. Pensa un po' che roba oggi veramente complicata. Parliamo di linguaggi inventati, come c'è il Klingon di Star Trek, il Valiriano del Trono di Spade. C'è anche un Tolkien pure, che non è, anche quello è scritto proprio con i verbi, ne so qualcosa, col Signore degli Anelli, l'elfico, di una difficoltà estrema. Cioè, gli attori hanno recitato in una lingua latina immaginaria che è diventato uno proprio dei protagonisti della storia. Quella lingua faceva parte della finzione scenica, rappresentava la lingua nascente di un popolo nascente, la lingua usata nei lontani tempi della fondazione di Roma. Una lingua incomprensibile eppure familiare. Chi mi racconta la genesi di questa idea? Matteo? Sì, intanto grazie, fa molto piacere essere ospitato in questo contesto che per me non è, diciamo, usuale. Solito. Però devo dire che su Romulus c'è stato insomma un bellissimo lavoro di doppiaggio, di lavoro sulla lingua. La lingua nasce, diciamo, è proto-latino, latino arcaico, studiato e, diciamo, codificato alle fonti che sono piccoli indizi che il passato ci ha lasciato, e poi da lì le nostre latiniste Daniela Zanarini e Gianfranco Guidera hanno codificato questa lingua che, diciamo, non è propriamente inventata, è desunta e in parte integrata, è, diciamo, rigorosa da un punto di vista filologico, perché chiaramente poi quando c'è da giocare cerchiamo di giocare bene, e grazie a Dio ho avuto la fortuna di avere accanto a me persone come Valerio, che è un talento straordinario e che ha reso insomma anche l'intervento del doppiaggio molto naturale e devo dire veramente veramente unico, perché poi il latino ha una sua musicalità e volevo che gli spettatori che poi appunto vedevano la versione anche ovviamente in italiano doppiata non perdessero niente di quell'elemento che la versione originale ha, e devo dire che appunto grazie a Valerio, grazie a Alessio, insomma, direzione del doppiaggio, tutto il lavoro che è stato fatto, è stato possibile raggiungere un risultato che mi fa veramente piacere e mi onora. Assolutamente sì, meno male che non hanno chiamato me, perché io in terza media mi ho messo idoneo agli esami, ma non idoneo in latino, e in seconda, in terza e in quarto liceo scientifico ho rimandato in disegno, inglese e latino. Giuro su Dio, per cui non avrei affrontato sto lavoro nel migliore dei modi. Anche il fisico mi tradisce, non avrei potuto affrontare quel film. Però diciamo che Valerio Piccolo ha salvato la vita anche a me spesso e volentieri in sala, per cui io come tutti i miei colleghi
quando leggiamo quel nome, uno dei tanti nomi molto belli delle traduzioni e adattamenti dei film, io sono sempre molto contento. Lui è un uomo che abbiamo strappato a uno smercio anche non carino fra i paesi del Sud America e l'Italia, scherzo, perché ovviamente cognotta come si veste io lo prendo in giro, però grazie davvero, hai fatto un lavoro di ricerca filologica e di fantasia incredibile. Quando si inventa una lingua, di cosa si deve tenere conto, per esempio, cioè chi parlerà quella lingua, i personaggi, le caratteristiche? Non è facile questo, Valerio. Matteo ti ha incastrato un'avventura. No. Sì, a parte che non avrei mai pensato in vita mia di fare un adattamento, uno pensa, sai, farci adattamenti dall'inglese, dal giapponese, sì, dal norvegese, così, ma dal proto-latino, insomma, no, esatto, quindi... no. però diciamo, da questo punto di vista è stata un'esperienza bellissima, soprattutto perché io sono riuscito a entrare, insomma, molto in anticipo rispetto poi al doppiaggio, per cui già solo, a parte per me, insomma, amante di cinema, lavorare su un prodotto così bello, insomma, devo dire, è stata già una grande esperienza, proprio già per quello, molto appassionante. Però poi il vantaggio di poter fare delle riunioni, appunto, delle letture di copione, per cui poter lavorare insieme a Matteo e agli altri sceneggiatori per dare subito un'impronta importante alla lingua, questo, devo dire, mi ha fatto subito capire le loro intenzioni, e per me, tutto sommato, alla fine non è stato neanche difficile, essendo così ben guidato. Per cui intanto ringrazio Matteo anche delle bellissime parole, però insomma lui lo sa, io da cinefilo la serie aspettavo che arrivasse per vedere come andava a finire, poi più che per Matteo lavarci, è in grado, vero, secondo me, anche di farti i complimenti in proto-latino, e poi te li traduco io, però Matteo. Non sono minimamente in grado, perché anch'io come te rischiavo di venire rimandato. No, non è vero, però diciamo che è una lingua misteriosa che mi piace osservare. Un po' l'ho imparata, devo dire, ma i complimenti non te li saprei fare. Forse è Graziam Deido. Questo è un ringraziamento che ti faccio. Va bene, ma non la traduco, casomai ti ridoppio in un altro momento, Matteo. Però è stata una bellissima avventura, noi ci ridiamo, ma è ovvio che sarà piena di parole intraducibili, difficili da adattare, i labiali, la lunghezza, il verbo, il complemento oggetto. Cioè, insomma, non era facile. Più che altro c'è la questione che noi adattatori, da furbetti, ogni tanto ci vogliamo attaccare le parole in originale, che lì sono, ce ne erano tante molto simili. Il problema è che, essendo costruite praticamente come in latino, erano costruite al contrario, per cui non ci potevamo mai attaccare, perché alla fine c'era sempre il verbo, e questo era ovviamente un problema di adattamento. E quindi ogni volta che vedevo, ah che bello, forse c'è Alba, allora mi posso attaccare ad Alba, invece no, perché stava tutta un'altra parte, e quindi dovevi provare. Per cui se c'è Romulus 2, di a Matteo cercasse un altro adattatore per quel periodo, perché siamo impicciati. Non lo faccio senza Valerio, non faccio neanche un metro in questa avventura, l'ho già detto. Vabbè, però per esempio Romulus vecchio, che non parla quasi niente, io potrei farlo. Cioè, adesso non so a che età muore Romulo. Però... sei perfetto, Pino, sei perfetto così. Anche Valerio vorrei a bordo, vorrei entrambi. Valerio è perfetto per tutto, dal Trono di Spade così a Britannia. Ma tutto è giusto, Valerio, senza trucco, è perfetto. Agli elfi anche per la statura, quindi. Sì, ma le orecchie non ce l'hai, va bene. Matteo, grazie, grazie davvero, grazie, piacere di averti conosciuto. Grazie a voi, grazie tante, davvero. E complimenti per questa bella avventura. Valerio Piccolo, piccolo soltanto nel cognome, ma grande come professionista. Grazie, Pino. Stavolta ho migliorato la presentazione nei tuoi confronti, hai visto? Grazie Valerio, grazie Matteo, grazie davvero di cuore a tutti. Bene, bene, dopo questo momento poi molto affascinante, perché chiunque di noi, abbiamo visto anche Apocalipto di Mel Gibson, piuttosto che Passion, cioè insomma film che hanno utilizzato la lingua originale, che poi è rimasta così in tutto il mondo, coraggiosa come scelta, non certo commerciale. Andiamo al quarto premio, miglior società di doppiaggio. Ecco. Sigla è questa, il premio nuovo, che era appunto molto interessante, molto importante, perché non è stato facile per le società di doppiaggio garantire il lavoro, la qualità, la sicurezza in quest'anno proprio di incertezze tra chiusure, aperture. È il momento di questo premio della società, e chiamo, già lo vedete alla mia sinistra, il bel Andrea Miciche, eccolo, presidente del Numimaie.
ovviamente partner da sempre, vecchio amico del Gran Premio Internazionale del Doppiaggio e di questo lavoro, devo dire, che ogni tanto mi sono arrivate anche delle sorprese molto divertenti, economiche, non ricchissime, insomma c'è stata un'attenzione anche in quello. E allora, grazie intanto. Il Nuovi Mai è proprio tra i primi a riconoscere l'autorialità proprio della figura del direttore di doppiaggio, eh? Perché questo è stato proprio importante, è vero o no? Ma avete spinto anche voi molto per riconoscere ufficialmente questa figura così strategica. Beh, diciamo che noi abbiamo introdotto il direttore del doppiaggio quale uno delle categorie professionali aventi diritto a percepire il compenso per i passaggi delle opere doppiate, delle opere cinematografiche doppiate. L'abbiamo introdotto nei regolamenti di ripartizione ormai da un po' di mesi e con la ripartizione di gennaio 2021 per la prima volta i direttori del doppiaggio hanno cominciato a percepire le compenso. Bene, questo è importante anche se ancora non è riconosciuto da tutti. Bene. Allora, a questo punto dobbiamo vedere qual è il premio, dovrei leggere tu il premio, qual è, e anche questo, scusate un po' perché sto leggendo, ci sono sempre work in progress, è quello che stiamo facendo, per cui un occhio ai messaggi che arrivano a me, un occhio alla regia, un occhio dall'altra parte, per cui ci sono ogni tanto qualche momento di distrazione. Io ci tengo a sottolineare che sono tutti momenti importanti per tutti, cioè si premia una persona, ma quella persona è come se fosse in quel momento davanti agli altri allo stesso livello, allo stesso, perché tutti sono stati fortissimi. In quest'anno così difficile bisogna dare un premio a tutti e infatti si chiama gli Stati Generali, non è il vero Gran Premio Internazionale del Doppiaggio, che credo che rifaremo molto presto. Guardo negli occhi il mio amico Filippo Cellini dall'altra parte che annuisce, per cui sicuramente vi rapiremo una sera con grande spettacolarizzazione della cosa. Allora ti mandiamo il messaggio per sapere qual è la... È arrivato, eccolo qua. Ti è arrivato Andrea? Bene, sono in grado, sì, mi sono arrivato. Vado? Sì Andrea, ti prego. Allora, vince il premio della giuria per miglior società di doppiaggio 2020-21, Cast Doppiaggio SRL. Ecco la musica che sottolinea e l'applauso virtuale che arriva alla cast. Come ho detto anche, ecco Daniela Nardini che è presidente della Cast Doppiaggio, la musica sottolinea la sua presenza. Daniela, ecco, ciao Daniela, mi sembra un bellissimo riconoscimento che, ripeto, è bello perché ci dà anche la scusa di parlare delle grandi difficoltà e della grande bravura che avete avuto tutti indistintamente, sì, per portare avanti un anno molto difficile. E tu in questo momento stai rappresentando sì la cast, ma tutte le case di doppiaggio che abbiamo a Roma, insomma, o in Italia. Sono d'accordo con te ed è quello che ci tengo molto molto a ribadire. Non è un premio dalla cast doppiaggio, è un premio a tutte le società di doppiaggio, perché io so perfettamente quello che è stato fatto, i sacrifici, le preoccupazioni, le attenzioni, e quindi questo, devo dire, mi piace condividerlo con tutti, perché abbiamo messo un impegno più importante del solito, perché non si tratta di tutelare normalmente chi viene ospitato negli studi, si tratta veramente di tutelare la vita di queste persone, e quindi per noi è stato un momento molto molto difficile. Abbiamo avuto grandi confronti, tante proposte che poi sono dovute essere, insomma, state studiate per bene, e poi chiaramente ci siamo dovuti adeguare nel migliore dei modi. Non è stato facile, devo dire, e questo premio veramente mi fa piacere poterlo condividere con tutti, e soprattutto, permettimi Pino, sì, condividerlo con tutte le persone che lavorano anche con la cast doppiaggio, i miei dipendenti, i miei, certo, soci, i miei collaboratori, perché non si fa niente da soli, niente, non si arriva da nessuna parte da soli, devo dire la verità. Quindi grazie, e grazie a tutti gli attori che hanno avuto questo bel pensiero per la cast, ma so bene che è un pensiero per tutte le società di doppiaggio. Non sai quanto mi fanno piacere queste parole, Daniela, perché è esattamente il riassunto di quello che io penso e che pensiamo tutti noi affrontando queste giornate.
sono giornali importanti e poi avranno una reiterazione nei social molto ancora più importante. Io adesso non dico per dire io, ma la trasmissione che ho fatto, Voice Anatomy, anche in televisione, oltre 4 anni in radio, hanno anche quelle implementato il rapporto con il doppiaggio, con la nostra bravura, perché siamo veramente tutti bravi, indistintamente tutti bravi, e anche lì in televisione magari faceva 600.000 ascoltatori, video ascoltatori ovviamente, su Rai 2 in quelle ore notturne, e poi sui social subito 2, 3, 4, 5 milioni, per cui ringraziando il cielo questa voce sarà amplificata e mandata attraverso tutti i canali possibili. Daniela, in bocca al lupo, buona continuazione, buon weekend, complimenti, grazie. E grazie per queste belle parole, grazie Daniela, e grazie al dottor Miccichè che c'ha una regia di luci bellissima, guardate com'è avvolto da un fascio caravaggesco. Oh, Pino, posso dire una cosa, Pino? E ti credo, certo. Allora, volevo dire questo, siccome è uscita su alcuni quotidiani, un paio di ieri e l'altro ieri, la notizia che un po', diciamo, un gruppo di attori si lamentavano che contratti non erano stati stipulati con le piattaforme, quindi le piattaforme Amazon, Netflix, le grandi piattaforme non pagano le compenso. Ecco, io volevo cogliere l'occasione di questa bella occasione che mi date per tranquillizzare gli iscritti al Nuovi Maier. Noi abbiamo sottoscritto il contratto per il pagamento dell'equo compenso con tutte le piattaforme operanti nel nostro paese, cioè con Amazon, con Netflix, con Apple, con TeamVision, con Rakuten, stiamo negoziando, e questa con Disney Plus stiamo pure negoziando per firmare, ma la cosa più bella che mi sento di dire a tutti quanti è che stiamo negoziando con Google per il pagamento persino dei passaggi su YouTube. Bello. E quindi questa è una cosa molto importante. Che bello. E quindi è una cosa di cui veramente essere orgogliosi. Siamo la collecting al mondo, la seconda collecting al mondo insieme alla collecting spagnola, ad aver sottoscritto un contratto con Netflix, che insomma è una bella soddisfazione. Veramente, complimenti davvero. Allora io voglio aggiungere nel sottopancio di questa trasmissione IT30H, che è il mio IBAN, cercare un attimo, non lo so, io cerco di utilizzare anche in forma privata, visto che Cellini non mi paga questa qui, e allora cerco di arrotondare in qualche modo questa realtà chiedendo alle società di doppiaggio che vincono un turno in più, un turno in meno, insomma. Sapete che non è così, era un gioco. Andrea, grazie, complimenti, veramente, non ho avuto mai dubbi sulla tua direzione, grazie al Nuovi Maier, grazie Andrea Miccichè, grazie davvero. Torniamo al nostro coro miracolo dell'inizio, questo coro che non c'è diretto da Dodo Versino, però questo coro formato da ragazzi del liceo, dell'università, che pensate sono diventati famosissimi per il video, quello sui Queen, che qualcuno avrà visto perché ha superato il 500.000 di spettatori, il Queen Cubo. Quel medley a cappella dei Queen bellissimo che l'ha portati pure a Tussi che Vales, fino ad arrivare, pensate, al Quirinale. E con la pandemia anche loro non si sono persi l'animo, li abbiamo sfruttati anche noi, sono riusciti a conservare proprio questa dimensione corale anche da lontano, ognuno a casa sua, e continuano a emozionarci. E questa non si può rifare perché è in diretta, mannaggia miseria. Vabbè, non fa niente, e vediamoci questo secondo coro che non c'è, The Hanging Tree, dal film Hunger Games. Are you coming to the tree where a strong upper man, they say, who might dream? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? The dead man called out for his love to flee. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free?
dream. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? For the damned man call out for his love to flee. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Ragazzi, complimenti, davvero. Signori, è assolutamente in diretta. Dodo Versino ha fatto questo miracolo di arrangiamento e orchestrazione, i ragazzi questo miracolo a essere collegati in questo modo. Io non ho veramente parole, riusciamo sempre a trovare una soluzione a tutto. Siamo un popolo straordinario, io sono molto felice. Bene, grazie a Dodo e a tutto il coro di questi ragazzi, questo coro che non c'è ma c'è e si vede e si sente. Quinto premio, miglior società di distribuzione. Sì. Eccolo, bene. Anche questo premio è stato ideato in occasione di questi stati generali del doppiaggio, il premio migliore società di distribuzione. Le società di distribuzione non hanno avuto vita facile anche loro in quest'ultimo anno, ma grazie al loro impegno e attenzione che l'intero settore ha potuto continuare a lavorare. Diamo il benvenuto, sono molto contento, tantissimo, di ritrovare una grandissima professionista, una grande amante del cinema, del nostro mestiere, diventata poi anche una cara amica. Quando ho letto il suo nome sono stato molto, ma molto felice. Signora Giovanna Pugliese, eccoci, grazie. Signora Giovanna Pugliese, responsabile settore cinema della Regione Lazio. Ecco, così ho esattamente, dato sì, il nome da e cognome. Sono molto contento che tu sia qui, insomma, ti ringrazio davvero, insomma, sei partner assolutamente di questa realtà. Quanto ami il cinema, quanto ami il doppiaggio, Giovanna? Tantissimo, e poi mi ricordo sempre il tuo grande lavoro, perché molti anni che non hai mai mollato, e quindi questo premio ti fa veramente onore, fa onore a tutto il settore, perché il cinema è bellissimo, importantissimo per tutte le persone che ci lavorano, per le maestranze, ma c'è tanta professionalità in un ambiente che è molto ricco, e noi dovremo sempre di più valorizzare tutte le professioni. Io assolutamente sono Giovanna, infatti io ho letto che il settore audiovisivo, insomma, ha avuto un calo incredibile, quasi al 90%, per cui la causa della pandemia, ovviamente. Ci risolleveremo, in quanto tempo, come, succederà qualcosa di buono, Giovanna? Assolutamente sì, noi come Regione Lazio, con il presidente Zingaretti e la Giunta, sono state fatte delle azioni molto importanti, sono stati fatti dei ristori per 7 milioni di euro per i lavoratori in difficoltà, e poi abbiamo cercato, come sapete, con tutta la macchina della sanità della Regione Lazio di dare subito un contributo con tutta l'organizzazione ferrea per fare in modo che i set del cinema potessero riprendere subito a lavorare. Contate che qui a Roma i set del cinema che hanno ripreso a lavorare sono tantissimi. Noi come Regione Lazio siamo la prima regione in Italia a dare grandi stanziamenti per tutto il comparto dell'audiovisivo. Gran parte delle imprese italiane di questo settore sono qui nella nostra regione, tant'è vero che uno dei nostri slogan è nominarci terra di cinema. In 5 anni abbiamo dato un contributo per le coproduzioni di 50 milioni di euro. Solo nel 21 daremo e abbiamo già finanziato più di 26 milioni di euro. Quindi continueremo in modo molto tenace a promuovere. Siamo molto contenti di sapere, incrociando le dita, che tutto vada bene, che la curva continua a scendere di questa maledetta pandemia, che il 26 forse saremo di nuovo nelle sale, e non sarà un periodo facile, ma tutto il mondo dello spettacolo e del cinema che ha sofferto così tanto e che ancora dovrà stringere i denti, io sono sicura che ha le risorse e la grande professionalità
per uscire da questo tunnel. Ne sono convinta perché siamo veramente dei numeri uno in questo settore, sì. E devo dire anche nella bellezza dell'arte e della cultura che esprimiamo come nazione. Quindi è vero, Giovanna, assolutamente. Poi questo è un messaggio che mandiamo ovviamente non soltanto agli attori, attrici, registi, ma a tutta la filiera dello spettacolo, perché esatto, siamo fermi noi, è fermo il tecnico del suono, è ferma la sarta, è fermo il costume, è fermo le luci, è fermo tutto. Per cui è un abbraccio che va a tutti quanti. Ma come hai detto tu, abbiamo il carattere e soprattutto le idee per tirarcene fuori in qualche modo. Giovanna, ti arriverà adesso il messaggio come a tutti e tu ci leggerai il nome del vincitore o della vincitrice, ovviamente. Ecco. È arrivato? Sì. Ecco, allora qual è la migliore società di distribuzione? E vince il premio della giuria per la miglior società di distribuzione 2021, la Lucky Red. Oh, la Lucky Red, vediamo. Bellissimo, sono molto contento. Bene, sì, anche perché, ecco, vediamo, questa è la musica. Andrea! Ma che bello finalmente! Ma vedere due. È bello, lo dico io, perché sono contentissimo, felicissimo. È bello questo premio, è bello vederti. Sai, ecco, io Andrea ho questa immagine da 30 anni, 40 anni, questo sorriso, quest'uomo gentile, quest'uomo attento. Scusate, non è ruffianeria perché non ci ho girato nessun film con Andrea, forse qualcuno l'ho doppiato, ma per qualità non c'è dover. Molti. Andrea, sono felice che sia Giovanna poi a darti questo premio. Ma è anche io sono tanto, felicissimo eh? Che sia Giovanna Pugliese a darmi questo premio. Una bellissima sorpresa, doppia questa sera. Sì, sono sì, molto contento sì. Perché noi diamo moltissima attenzione alla cura e alla qualità del doppiaggio. Sappiamo sempre che i tempi sono compressi, che come dice c'è sempre un problema di costi, ma per noi è fondamentale ridare insomma, come dire, la qualità originale che il film ha quando viene doppiato. E ci riusciamo spesso, cioè riusciamo spesso a essere lodati e vincere dei premi, perché per noi è un aspetto fondamentale. È una qualità che in particolare, una professionalità che in Italia è molto alta, e noi siamo contenti di essere in qualche modo parte di questa eccellenza. Andrea, tu hai detto che la pandemia ci ha cambiato nel bene e nel male. Qual è secondo te il bene? Come lo vedi questo futuro adesso, Andrea? Ma guarda, intanto sono molto felice di questi annunci di apertura dal 26 di aprile, che spero gradualmente possano far tornare la gente al cinema dopo tanto tempo di visioni di film in streaming. Io penso che sia fondamentale riappropriarci di questa visione, di questa esperienza fatta in sala, condivisa con le altre persone. È sicuramente un'altra cosa. A me manca moltissimo, a tantissime persone che sento gli manca proprio questa visione condivisa del sorriso, della paura, sul grande schermo, in silenzio, concentrati lì. E poi in tanti paesi, come in Spagna per esempio, il cinema non ha mai chiuso, ed è una delle situazioni che si può, una delle esperienze che si può fare in sicurezza. Si sta distanziati, si sta in sistemi di areazione che sono per regola, con il ricambio dell'aria, con le mascherine. Per cui insomma ci si può godere e rilassare e vedere un film. Io quello che vedo che sta succedendo, che stanno cambiando un po' tante cose, no? Abbiamo visto che in qualche modo sono a discorsi tecnici, ma le cronologie stanno cambiando, cioè in qualche modo non vedo più questo antagonismo fra piattaforme e cinema, vedo più una alleanza, una in qualche modo sinergie. Il pubblico ama e apprezza, l'ha dimostrato quello che è successo uno degli ultimi weekend in America, è uscito Godzilla dove prevedevano un incasso di 20 milioni nel weekend, ne ha fatti 50, ed era in contemporanea sullo streaming. Per cui la gente ha scelto di vedere il film in sala, perché è un'altra cosa, perché non è la stessa cosa vederselo sullo schermo anche fantastico della tua televisione, un impianto magari fantastico, ma è completamente un'altra cosa. Ma infatti è un discorso integrato molto bello, è simbiosi, a questo punto è simbiotico, come una volta si diceva la televisione ucciderà il teatro, lascio raddoppia, leva la gente, il teatro cominciava un'ora più tardi perché l'Eliseo qui avevano paura, che poi invece si è capito che lascio raddoppia è finito, ma il teatro ancora è vivo, il cinema non morirà mai.
e questo fatto... Io penso che mai che in questo momento ci siamo resi conto di quanto è importante il film visto in sala e quanto ci è mancato. Sì. Siccome c'era sempre questa cosa con il cinema, le piattaforme, sembra che fosse, l'ha capito, il nuovo trend, la nuova moda, ormai c'è solo quello. Non è assolutamente vero. No, no. Un bacio dato in sala mentre guardi un bel film d'amore è insostituibile, Andrea. E la paura pure che urli quindi c'è quel... di mano, discretamente. Ma sì, dai, va bene così. Allora io ti faccio i miei migliori complimenti, Andrea, sai quanto ti stimo e ti voglio bene, come a Giovanna che ha visto questa avventura proprio alla nascita. E stiamo ancora qui, la prossima volta in un bellissimo teatro come sempre. Gianna Pugliese, buon lavoro. Andrea Chivinti, buon lavoro, lavoro, buona vita, buon weekend a tutti. Ciao Andrea. Grazie a tutti, grazie Gianna. Grazie, grazie, grazie a tutti. E a questo punto arriviamo a un momento importante, voglio invitare sul palco una persona, ormai lo conoscete, un amico. Ah, voi fate il primo piano, sempre da lontano i miei occhi azzurri si sono persi. Filippo Cellini, eccolo qua. Ciao Filippo. Siamo ovviamente, no vabbè, ma siamo tamponati, siamo quasi vaccinati, ci siamo tamponati, ragazzi, siamo tutti importanti. Allora, Filippo, ti ho chiamato qui perché è un momento istituzionale importante, non perché io non sappia portarlo avanti, ma tu stai portando avanti con tutta l'animo di un doppiatore antico la voglia di questi Stati Generali e di migliorare ovviamente la nostra visibilità. Fammi dire, come al solito, grazie a te Pino, perché comunque anche portare avanti un evento del genere, qui siamo in un ambiente completamente diverso, chi sta a casa non se ne rende conto, no. Ma è difficile, eh? È molto difficile. Io sto dietro le quinte e mi rendo conto che veramente non tutti sarebbero in grado di poter portare avanti un... Non è facile, no, subito, eh. Assolutamente, quindi bravissimo, complimenti come al solito e grazie. Allora sì, è un momento istituzionale importantissimo, diciamo che l'edizione di quest'anno ha avuto un percorso diverso ovviamente, non solo perché abbiamo accorciato i premi, ma semplicemente perché l'anno è andato come è andato. Sì, non c'è stato il cinema. Però anziché rimpiangere quello che non c'è stato, l'idea di questa edizione è stata quella di voler in qualche modo anche rilanciare, magari non con l'aumento di premi perché i prodotti erano di meno, ma con utilizzare tutto il tempo che abbiamo a disposizione per lavorare non più sul bellissimo ricordo che abbiamo di questo mestiere del doppiaggio, ma di guardare al futuro, di avere il coraggio di guardare al futuro, che secondo me forse è la leva migliore, è il moto migliore che si può fare in questo momento, cioè guardare con ottimismo al futuro. E per farlo ovviamente mi sono accompagnato con la persona che dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista della conduzione anche dei contenuti più difficili che questo Gran Premio porta avanti, unico premio al mondo forse, che non si occupa solo di dare premi, ma si occupa del benessere della categoria, esatto, e questo va detto. Esatto, è una parola in più, Per me è importantissimo che ci sia qui vicino a me anche Roberto Di Giovanpaolo che ci ha aiutato, non so se è collegato in questo momento, eccolo Roberto. Non sentiamo l'audio, ti doppio io, Roberto. Bisogna. Stavo per dire sono della Roma, se mi vuoi doppiare. No, c'è stato un momento che è andato via l'audio quando. Anch'io sono nato a Roma. Dicevi questo? Sì, assolutamente. Ma vedi, sapere Roberto, si vive in una società multilaziale, per cui il fatto di aver accettato. Multilevel, poi. Allora, non facciamo... Poi sei vicino. Andiamo invece sulla cosa concreta. No, era per dire che siamo umani, non ci occupiamo solo di codici e pandette, diciamo. Ma certo. Allora, io scusatemi se vi interrompo, però abbiamo qualcosa che avevamo previsto, ma che c'è adesso, e quindi faccio un piccolo cambiamento della scaletta. E ho l'onore e il piacere insieme a te Pino di avere qui con noi in diretta il ministro Franceschini. Non so se è pronto il collegamento. Eccolo qui. Ministro, buonasera. Ministro, buonasera e grazie. Grazie infinite di essere qui con noi, di dedicarci questo tempo, ma in realtà di averci dedicato tanto insieme a tutto il suo staff in questi anni e soprattutto negli ultimi mesi, anche se mesi difficili, noi abbiamo sentito la vostra presenza e questa è una cosa veramente importante per tutto il settore e questo quindi da organizzatore del premio glielo dico perché è un messaggio di speranza e come dicevo prima di grande visione verso il futuro. Per questo
piccolo ma grande settore. Io le accenno semplicemente al fatto che abbiamo lavorato, lei lo sa, su dei tavoli, abbiamo organizzato dei tavoli di lavoro, abbiamo delle proposte da farle, ma se vuole lascio prima la parola a lei per una... salutare questa vasta platea di attori, doppiatori, tecnici che aspettavano un suo verbo, ministro. Che volete, tutto il mondo dello spettacolo, del cinema ha attraversato come tutto il paese un deserto vero e proprio che non è ancora finito, e quindi noi abbiamo cercato di aiutare l'attraversamento di questo deserto, sapendo che poi torneranno riaperti i cinema, i teatri, le piazze saranno piene di musica, quindi tutto tornerà, ma abbiamo cercato di supportare i lavoratori del settore, le imprese, a riuscire ad arrivare al momento della fine della crisi, con interventi specifici. Naturalmente non sono mai abbastanza, lo capisco, però credo davvero che abbiamo fatto uno sforzo importante. Aggiungo, nonostante questa crisi, c'è stata in particolare una crescita del cinema e dell'audiovisivo, e del resto il mercato mondiale dell'audiovisivo crescerà enormemente, cambierà, ma crescerà, e quindi noi stiamo preparandoci. L'Italia è sempre stata attrattiva in un modo straordinario per la bellezza del proprio patrimonio, del proprio territorio. Abbiamo aggiunto una legge sul tax credit che ha esteso i settori di intervento e ha moltiplicato le risorse. Se a questo si aggiunge, si inserisce nella crescita mondiale dell'audiovisivo, dobbiamo sapere che siamo già in anni di crescita enorme che continuerà in modo fortissimo nei prossimi anni. Adesso faremo un'operazione importante su Cinecittà, diventerà un centro davvero di livello europeo e internazionale, era vuota qualche anno fa con problemi, adesso c'è la lista d'attesa per andare agli studi di Cinecittà, quindi insomma l'incrocio, nuova legge, risorse aggiuntive, Italia, mercato, crescita dell'audiovisivo mondiale, crescerà per risparmiare a crescere tutti i settori, e in questo naturalmente ci sarà un grande spazio per il doppiaggio. Il doppiaggio italiano è un'eccellenza mondiale, internazionale. Delle volte è difficile capire, mi sono un po' avvicinato, grazie a voi, grazie a Roberto e Giampaolo. È chiaro cosa c'è attorno al prodotto finale, la preparazione, lo studio, la recitazione, l'adattamento, la direzione, una preparazione enorme. Quindi mi piace, ho visto, anticipo le vostre proposte perché me le sono guardate, mi piace questa idea dell'Accademia del Doppiaggio, vediamo di lavorarci. Abbiamo appena rinnovato il Centro Sperimentale di Cinematografia, naturalmente decidono loro autonomamente come consiglio, un consiglio nuovo di gente dinamica e giovane, però mi pare che ci sia spazio per investire sull'eccellenza italiana del doppiaggio nel mondo. Beh, questa è una notizia meravigliosa, Ministro. Io colgo l'occasione per ricordare che durante i nostri focus con Roberto abbiamo affrontato tre tematiche fondamentali che sono le nostre proposte che le abbiamo inviato e con cui ci piacerebbe insomma iniziare ancora di più a far diventare fattive queste idee, che sono nella sostanza tre, come dicevo, una è relativa ai diritti. Noi abbiamo un problema in Italia, è un problema relativo al riconoscimento del direttore del doppiaggio come figura avente diritto. E il direttore del doppiaggio, esatto, mentre le altre figure, almeno i doppiatori, sono riconosciute, lo diceva anche prima Andrea Micci, che il direttore del doppiaggio, che è un po' il regista dell'opera, non ha ancora un suo riconoscimento. La prima richiesta che le facciamo è proprio quella di lavorare affinché si possa trovare una soluzione in questo. Roberto, se vuoi aggiungere qualcosa su questo, perché poi è un tavolo che tu hai portato avanti in prima persona. No, ma è molto semplice. Il direttore del doppiaggio è un maestro d'orchestra, non è più come forse 30-40 anni fa l'uomo che aiutava ad organizzare solo i turni di lavoro, e lo sappiamo. Questo direttore d'orchestra spesso viene cercato anche direttamente dal regista o dal produttore straniero che vuole diffondere nel nostro paese, e quindi le strade sono due: o un'innovazione nella legge sul diritto d'autore, a quel punto ricadrebbe sotto la SIAE, come la SIAE ha correttamente spiegato, oppure rimanere
con il riconoscimento attuale, in attesa di questo, perché ovviamente non lo devo dire certo al ministro Franceschini, è difficile riformare, bisogna passare in Parlamento, però nel frattempo la notizia del nuovo Imaie e anche di Rasi e altre Colletting che ci stanno pensando, che riconoscono attualmente il direttore del doppiaggio, almeno simbolicamente, diciamo, è un bel inizio, insomma. Queste sì. Sono le due strade. E poi il secondo argomento è quello che lei ha accennato, ed è quello della formazione. Noi auspichiamo che questo percorso della formazione possa trovare un suo compimento a livello, anche con il supporto anche delle istituzioni, perché secondo noi è fondamentale guardare al futuro, e per poter guardare al futuro bisogna guardare alle nuove generazioni. C'è un tema nella formazione del doppiaggio: esistono tantissime scuole a cui noi, come probabilmente io come settore, diamo comunque un grandissimo ringraziamento, perché senza di loro non sarebbe possibile andare avanti. Però è vero che queste scuole non coprono completamente la necessità formativa di questo settore. Perché devi essere un attore completo per essere, esatto, un doppiatore. Certe volte la gente per strada dice: io vorrei fare solo il doppiatore, non l'attore. E dico: ma è come se uno dice: c'ho la mano ferma, posso fare il chirurgo? Sì, hai fatto medicina? No, allora non la puoi fare, non basta la mano ferma. Perché è un mestiere amato, e adesso devo dire ancora di più sdoganato da queste piattaforme, che alla fine, se uno si fa una risata, si guarda gli ultimi 3 minuti di cartelli, in quante lingue è doppiato un film, che prima qualcuno diceva: ma solo noi in Italia doppiamo. No, adesso stanno anche imparando in Inghilterra e in America a doppiare, e aggiungo, che è fondamentale. Stanno imparando per lo più da noi, perché la nostra traduzione, la nostra tradizione è sicuramente riconosciuta in tutto il mondo. Il terzo punto, Ministro, è quello che forse portiamo avanti da più tempo e quello che ci sta più a cuore. Noi sappiamo che l'aumento di minuti, come ha detto giustamente lei, è forte in questo momento di necessità, la domanda di doppiaggio è grande, soprattutto qui in Italia. Non sempre però questa domanda si affianca a una risposta ed un'offerta degna della qualità del passato, della nostra tradizione del doppiaggio italiano. Per poter cercare di mantenere questo livello di qualità alto, noi abbiamo individuato un passaggio che secondo noi è fondamentale. Il doppiaggio è la storia di grandi laboratori, di grandissimi laboratori artigianali, di famiglie che si sono tramandate questo mestiere, ma nessuno ha mai scritto che cos'è il doppiaggio italiano, quali sono le regole fondamentali. Noi proponiamo di scrivere queste regole e definire uno standard, una volta per tutte, in cui siano riconosciute le figure professionali, i tempi, i modi e la qualità. Il bollino. Il bollino. Noi lo chiamiamo impropriamente il bollino. Il doppio. Quello che auspichiamo è che in questo percorso di definizione di questo standard, che poi servirà a tutti, a chi vuole imparare, a chi vuole proseguire, ma soprattutto anche a chi vuole incentivare il settore. Una sorta di ISO 9000, cioè, nel senso, un timbro, diciamo, di qualità. Diciamo che innanzitutto stabiliamo le regole, e queste regole le vogliamo scrivere insieme a voi, con tutta la nostra esperienza. Poi su questo iniziamo un percorso, ci auguriamo, di incentivi e tutto quello che ne conseguirà. Queste sono le nostre proposte, Ministro. Io, davvero, il tema è un tema importante. E se io sono pronto a trovare le forme di collaborazione col Ministero, la parte di forme su cui possiamo collaborare, compreso il bollino, anche in un rapporto tra voi, i doppiatori e il Ministero, e anche a lavorare dal punto di vista legislativo. Abbiamo una serie di provvedimenti adesso che possono essere utili, perché stiamo riscrivendo tutta la delega sullo spettacolo e dovremo recepire la direttiva sul copyright, quindi quelle possono essere le sedi in cui anche inserire qualche norma, per esempio sul direttore del doppiaggio, che ne riconosca e ne stabilizzi la figura. Forse anche su questo tema della formazione, insomma, ragioniamoci insieme. Io ci tengo, è un mondo in crescita che ha anticipato quello che sta avvenendo nel mondo, quindi una volta tanto dove siamo davanti dobbiamo investire. Grazie molte a tutti voi. Ministro, grazie infinite, grazie veramente di tutto il supporto, di tutto quello che ha fatto e che siamo certi farà per tutto il settore. Grazie. Buon lavoro e buon weekend. Buona serata, ministro. Buon weekend. Invece non mi sento di salutare nella stessa entusiasmo. No, ma a parte Roberto, che non dobbiamo salutarlo. Roberto, mi sembra un risultato incredibile, bellissimo. Devo dire che in 13 anni di edizioni è la prima volta che abbiamo il ministro della cultura. Della cultura. E perdonami, ma la digna, la digna,
ci è voluto qualche anno, ci è voluto Roberto. Sì, sì, lo perché so. Perché Roberto è un motore incredibile, si è appassionato, te lo dico Pino, perché lo tu so, non lo... vivi, Roberto è più, come posso dire, più avvelenato di me. De me, ma di me. Si è avvelenato sul doppio. Ma uno mi ha proprio detto, io questo settore lo voglio aiutare. E di questo no, è vero, guarda, il merito è vostro perché fate delle cose talmente belle, quindi il merito è vostro, Pino, Rodolfo, Francesco Vairano, mi avete fatto appassionare e peraltro, devo dire, io da ragazzo ero il più giovane fondatore del Cineclub del Labirinto, quindi non dai, è proprio... storico. È proprio una... ero la mascotte, cioè avevo 16 anni, quindi non è che proprio, diciamo... sin da allora ho questa passione, ma grazie a voi l'ho resa operativa nel campo che mi è proprio, che è quello della mediazione culturale e della legislazione. E devo dire che quest'anno in cui c'è stata anche la pandemia, non abbiamo mai lavorato così tanto, abbiamo fatto due riunioni col Ministero, abbiamo parlato col Direttore Generale Borrelli, abbiamo messo in campo le proposte, questa sera il Ministro ci ha già detto che l'Accademia del Doppiaggio gli piace, ed è una delle tre. Le altre due, il direttore del doppiaggio, da due anni, nuovi mai, e vengono anche gli altri, lo fanno, ma noi speriamo in questa proposta che ha fatto il ministro di rientrare nella direttiva europea come viene recepita nella nostra legislazione, e speriamo nel bollino di qualità con cui il direttore generale già ha dato la sua disponibilità. Ah sì, finalmente vuoi sembra... il doppiaggio che costa 100 lire, ce l'hai, ma se vuoi il doppiaggio vero, di qualità, eccetera, deve avere quei riferimenti, è come il parmigiano, cioè perché quelli, il vino, il parmigiano, tutte cose di grande qualità italiana hanno un marchio, noi dobbiamo averlo, è qualità. Dai, anche perché, veramente... qui ritorno su un discorso già fatto negli anni passati, noi non possiamo costringere nessuno, il doppiaggio vive all'interno di un mercato e il mercato ha le sue regole, non possiamo chiedere al ministro o a una qualsiasi istituzione di costringere qualcuno a comprare qualcosa che non vuole comprare o al prezzo che lui non ritiene opportuno. Noi però possiamo lavorare sul definire che cos'è la qualità nel doppiaggio e una volta definita questo aprirà degli scenari, innanzitutto perché una volta definita anche per il Ministero e per tutti gli enti sarà più facile creare incentivi nei confronti di questa qualità. Sì. Oggi, anche se qualcuno volesse aiutare il doppiaggio di qualità, un ente, un'istituzione non può farlo perché non sa che cos'è la qualità nel doppiaggio, non sa quali siano le regole. Aggiungo che quando parliamo di regole nel doppiaggio, io non sto parlando solamente della voce o del direttore, io sto parlando della complessità della filiera del doppiaggio, certo. Gli assistenti, i tempi, a cui noi abbiamo sempre dato grandissimo risalto, a tutti i tecnici che ci sono, l'adattamento, i traduttori, tutti quanti. Questo vale anche per la formazione. Voi citate giustamente l'atto di recitare. No, tutto, no, ma è tutto. Ma io dico che un buon doppiatore deve conoscere anche la parte tecnica. Certo. È come in medicina, se ti vuoi laureare in medicina, prima devi conoscere tutto l'ambito, certo, della medicina e poi ti specializzi in un settore. Se stai fermo a troppo, scusate, la gente poi... Mi dicono di stringere. Sì, dobbiamo andare nell'ultimo premio, cioè gli ultimi due premi. Hai ragione, scusatemi. Roberto, grazie. Grazie finito. Roberto. Grazie per aver partecipato a questa serata particolare con il ministro e soprattutto con Pino che dice di essere corto a Filippo Cellini. No, Roberto, non va bene. Sono cose che fanno male al conduttore, perché se a me mi viene l'idea di una legge, io te parlo all'orecchio, te la suggerisco. Non ti imbarazzo davanti a tutti i legislatori con una legge no, bella. No, prendemi come spalla, mi soffri come spalla, te prego. Te prendo, prossimo anno il campione del doppiaggio te metto vicino a me. E allora. Robby, grazie. È vero, no. Un ossimoro. Io dico a Filippo di stringere. Vai via. Fantastico. Ecco qua. Va bene. Dai, aspetta. No, queste sono cose tue. Io esco. Sul tappo, quindi sul mi dico tappo, sul tappo, a sul proposito tappo. Dei corti. Esatto. Che sei più basso, esatto, di me, si vede dall'inquadratura. E premio del pubblico. E qui no, non abbiamo fatto miglior attrice, miglior attore, eccetera, eccetera. Premio del pubblico, perché c'è stato proprio un successo enorme. Eccolo là, è sparito. Adesso quando tornerò è sparito, ma sta lì, ma dall'altra parte c'è Domitilla.
of Friends, Domi di l'amico, ciao Domi! Pino, carissimo, ma perché parlo, cioè perché uno parla quando è lontana una persona, spinge con me? Perché io sono abituato con i telefoni di una volta, che quando telefonavi e quello stava a Milano facevi pronto? Uno sta a Roma fa pronto? Pino, senti? Perché stiamo a portare la voce, esatto. Senti, secondo te, Domitilla, tu ne hai vinti pochi di premi, no? Tu hai vinto qualche premio, hai pure ballato con me in scena ormai. Sono sempre grata per i premi che ho vinto in questa grandissima e fantastica manifestazione. Che c'hai? Che sfoto c'hai dietro? Su che te sei messa? Ma è vero o è finto? È vero! Ah, quella è casa tua? Sì! Hai squagliato i premi e ti sei venduti, che hai fatto? No, questo stiamo un po' in giardino, Pino, con la pandemia che vuoi fare, almeno certo. Siamo un po' fuori. Allora, dai l'indirizzo, perché te raggiungiamo un po' tutti, con distanziamento, tanto lo spazio c'è. L'erba che è piantata. Pino, poi ti invito, facciamo una bella cena. Ah, quello è il minimo, guarda, vedo che l'erbetta è piantata, poi vabbè, la venderete, andiamo avanti. vabbè, quella, cioè uno cerca anche di arrotondare in qualche modo, il periodo è quello che è. ci chiuderanno per questo cenere. È fortissimo. Cioè, possono entrare col taglio terribile. Vabbè, speriamo di no. Domenico, il premio del pubblico è particolare, perché in effetti sono loro che decidono sulla simpatia. Su cosa decide il pubblico? Sulla bravura, sulla bella voce, su cosa secondo te? Sulla chissà, bellezza. Quest'anno chissà come decideranno, sulla bravura, magari anche diciamo sulla simpatia, su un carisma, anche un carisma, no? Particolare. Certo. Chi lo sa? No? Boh, è un po' tutto. Siamo tutti curiosi. Però adesso c'è tanto bisogno, lo dicevo prima, che ormai la gente se si vuole divertire non potrà più dire doppiamo solo noi in Italia. Se guardasse un film su Netflix, che è difficilissimo, io poi mi sono tolto un dente ieri, ma questo è un altro discorso, e guardassero quante lingue in Cina, ci stanno delle cose in Arabia Saudita, c'è Nuova, ovunque si doppia, e se facessero una passeggiata per sentire come il doppiaggio, il messaggio, l'adattamento, la traduzione, è lì una sfida, quello è il mio sogno, e lo dico qui a Filippo Cellini, come 15 anni fa gli ho detto facciamo il campionato del doppiaggio, lui mi ha guardato una faccia, dobbiamo fare prima il business plan, e ho detto ma che è, ma che vuol dire? E poi ci siamo riusciti, allora dico voglio fare una gara a livello europeo, Cellini, lo dico in diretta, sceglieremo una serie importante, un film importante che è stato doppiato in tutta Europa, e a quel punto con una giuria ovviamente importante, trasversale, si deciderà qual è stato la miglior nazione a aver doppiato quel film. Beh, questa è un'idea fantastica, Pino. No, è bellissimo, parlare di Europa, perché Cellini? Ma che c'entra? Ma l'Europa non nel senso dei soldi, recovery plan, non me ne frega niente. Ah no, l'Europa mi diceva della Roma, non scendiamo così, che c'entra? Quella è una squadra italiana che sta in una situazione ambientale benevola. Vabbè, sta buono, ho capito, non mi dai una lira, ma mi fai divertire. Poi la gente che vuole spegne qui, lì se poteva alzare, qui se può alzare dice usiamo tutto Pino, ciao. Capito? Allora dai, che Pino, devo fare? Forza! Ecco, Domiti, sta buona, mica è ora di cena, io ancora devo andare a casa. Sei fighissimo! Lo so, e so cose che già so queste. Sei simpaticissimo! Pure, dimmi una cosa che non so, Domiti. Sei bravissimo! Già, lo so. insomma, bello. Lo vedete tutte. Sto bello. Sei bellissimo! Ma infatti mi riconosco anche la mascherina per strada, perché cosa? Sto taglio dell'occhio azzurro ceruleo che me frega. Vediamo ti dobbiamo mandare il messaggio e tu leggerai, vediamo le nomination, no? Ah no, legge, perché sono migliaia di voti che sono arrivati, più di 100.000, pensate. Ah, ecco il messaggio inviato. Vediamo il messaggio? Sì, controlla sul telefonino. Ok, vediamo. Che è vero, tutto quanto è vero, eh? Arrivato adesso. Vai. Signore e signori, vince il premio del pubblico come voce nuova 2020-2021, Erika De Matteis. Oh, ecco, adesso la raccontiamo. Questa è la musica, mi piace dare i premi. Ciao Erika. Ciao, buonasera, ciao. Senti che vocetta che c'ha Erika. Erika, qualcuno magari non ti conosce e dice tu hai ricevuto più di 70.000
preferenze, non poche. Cioè, sono onorissima. È stato proprio veramente un plebiscito. E hai doppiato un film molto importante che è anche entrato nella cinquina degli Oscar, che è Over the Moon, il fantastico mondo di Lunaria. Un film commovente, devo dire. L'ho visto con mio figlio, uno dei 12 figli, ma quello di 7 anni, e piangevo io e lui, mi diceva papà perché spiace. È vero. No, vabbè, una cosa brutta, genitori, morte, ma lasciamo stare. E questo film d'animazione di Netflix che ti ha portato proprio a vincere, è la tua prima esperienza di doppiaggio? Over the Moon, sì. Over the Moon è arrivata un anno fa, ho doppiato Over the Moon circa un anno fa, e poi da lì ovviamente si è aperta una porta gigante di un mondo che neanche mi aspettavo potesse appassionarmi così tanto, soprattutto che ci fosse così tanto dietro il doppiaggio. Prima hai detto una cosa giustissima, che il doppiaggio è proprio un'arte, bisogna essere attori, bisogna avere una dizione, il controllo della voce, cioè veramente un mondo pazzesco, incredibile. Sì. Meritocratico. Tu hai cantato una bellissima canzone, o sbaglio? Vero? Tante belle canzoni. Tante, esatto, un film pieno di bellissime canzoni. La versione originale so, e lo leggo perché non lo sapevo, è stata interpretata, non è che mi cambia molto la vita, perché è cantata da Filippa So. Adesso, se mi avessero detto per strada, hai sentito l'ultima di Filippa So? Io non avrei reagito, nel senso che è una bellissima canzone, ma io l'ho sentita cantata da te, insomma. Sì, non l'ho visto in originale. Mitilla magari gelosa l'ha visto in originale, ma io l'ho visto in italiano. Come fa il motivo quello principale? Un pezzetto, me lo accenni? Rivolgi a me il tuo desiderio, la notte magica, la luna piena con l'orogorio, di certo lo esaudirà. E scoprirai la verità, le stelle invidiano la mia immensità e non potrai resistere. Bene! È incredibile, non si sono accorti che era doppiata da Domitilla D'Amico. È stato incredibile, sei bravissima. No, ma qui altro che premio, qua ci vuole un Emmy. Ma tu l'hai cantato anche in cinese? Sì, questa domanda tra l'altro me l'hanno fatta in parecchi, la parte cinese sono sempre. No, a me mo fanno, ma io rido perché quando ho doppiato Ray Charles mi hanno detto: ma l'hai ricantato tu? E ho fatto: no ragazzi, cioè che ho fatto Giorgia nella mia mente, cioè non sapeva ridoppiare, no? Quello è quello vero. Com'è in cinese? Com'è in giapponese? Ma in realtà ti dico, è stata un po' una sfida. Noi abbiamo, ovviamente avevamo un aiuto, siamo stati aiutati da loro che ci hanno fatto delle lezioni belle, belle intense per poter, anche perché hanno una pronuncia difficile, soprattutto a livello musicale, da cantare, molto, molto impegnativa. Però con prove, alla fine ce l'abbiamo fatta. Poi comunque è un pezzo vicino. Come fa? Lo fai un attimino. Ma dai, ucce è quello, insomma, quello è ci. Ucci ci dai, che vuol dire? Allora, in realtà questa è una canzone d'amore, loro praticamente, lei parla con il suo innamorato, con il suo amore, ed è felice di rivederlo, perché lei lo attende, lui purtroppo non c'è più, e quindi quello che si dicono sono delle parole dolcissime, dove sono finalmente ti vedo, è tutto incentrato sul rivedersi, sul finalmente potersi vivere, poter stare insieme, invece poi, come avrei visto, non sarà proprio così. Erika, tu dai un attimo anche la palla a Milazzi per salutare un grandissimo che ci ha diretto in tanti film che non c'è più, che è Ernesto Brancucci. Ernesto Brancucci è praticamente l'uomo che è riuscito a far cantare me, per cui voi vi rendete conto il bene che posso volere a quell'uomo, alla famiglia, alle due figlie che già avevano salutato la mamma poco tempo fa. È stato un momento veramente molto difficile. Mancherà a tutti noi Ernesto Brancucci, perché era una figura, è il papà della canzone, dell'adattamento, ringraziando il cielo, con due figlie straordinarie vicino che hanno già
non solo continueranno il lavoro del papà, ma l'hanno già cominciato il lavoro del papà, per cui sì, sentiremo un po' meno la mancanza dal punto di vista artistico, ma dal punto di vista umano Ernesto mancherà un po' a tutti noi, per cui mi hai dato il là, Erika, per ringraziare una persona che rimarrà sempre vicino ai nostri cuori e credo che insieme a me si associano tutti i miei colleghi, chi ci ha cantato o chi non ci ha cantato, ma veramente ci mancherà tanto. Erika, veramente grazie, grazie davvero, grazie a voi della tua bella professionalità e bene, in bocca al lupo e speriamo grazie di voi, rincontrarci ciao, in qualche bel film ciao, dove tu canterai. Grazie mille. Brava. Tu canterai e io reciterò. Domitilla d'amico. Tu ciao, salutami Charlotte, tua figlia. Va bene, hanno già cacciato mazza come attacco, però è violento lo stacco così. Ecco come realizzare una perfetta pasta alla carbonara. Segui i nostri consigli e scopri la ricetta tradizionale. Col guanciale, non con la pancetta. No, no, scusate, io non ho mai fatto sto spiegheraggio qua. No, non l'ho mai fatto. Scusate, è vero, io non ho mai fatto una pubblicità da pasta. Sì, ma certo, l'ho fatto io autonomamente. No, ma scusa, io chi, cioè, sto parlando, mi sembra con me, ma scusa, tu chi sei? Come fai a non riconoscermi? Io sono la tua voce, Pino, la voce di Pino Insegno. Questa cosa mi fa molta paura, perché, cioè, non è un gioco, attenzione, perché io mi hanno detto ci sarà una sorpresa alla fine, tu parlerai con te stesso, ma non sto capendo. Sono io, Pino Insegno, reale, in corpo e voce. Ed io sono la tua voce, e non ho bisogno del tuo corpo. Io posso fare quello che fai tu, e lo posso fare anche meglio di te. No, scusa, ma questa allora è una sfida. Allora voglio proprio vedere. Cioè, tu potresti doppiare un film, per esempio. Ci sarà un giorno in cui il coraggio degli uomini cederà, in cui abbandoneremo gli amici e spezzeremo ogni legame di fratellanza. Ma non è questo il giorno. Però non è male, cioè, sembra un po' girare a destra, 100 metri all'incrocio, però sono io. Cioè, questa cosa fa paura, scusa, lasciala ai professionisti. Ci sarà un giorno in cui il coraggio degli uomini cederà, in cui abbandoneremo gli amici e spezzeremo ogni legame di fratellanza. Ma non è questo il giorno! Questo era così, più o meno, eh. Dai. Non mi lascio intimidire così facilmente. Sei troppo in basso nella catena alimentare per fare lo sbruffone. È brutto far sentire da se stessi una frase del genere che non hai mai detto. Senti, forse è meglio se diventiamo amici e te. Presenta tu il prossimo premio, dai. Ma no, Pino, ti stai sbagliando. Adesso c'è una bella intervista. Ah, è vero, quella che ci svelerà un po' il segreto di questa realtà. Perché dovete sapere che da qualche tempo, in effetti, c'è un fantasma che si aggira nel mondo del doppiaggio, il fantasma dell'intelligenza artificiale, alla quale già ho risposto io sui giornali in maniera molto dura, adesso dovrò confrontarmi, sì. E qualcuno dice che sarà un'opportunità, qualcuno parla di minaccia, una cosa è certa, per confrontarsi col futuro bisogna conoscere il presente. Allora adesso ci vediamo questa intervista con Marco Trombetti, che ha registrato questa intervista, ma svelerà questa realtà, perché quello che avete sentito fino adesso non l'ho recitato io, non l'ho detto io, ma un computer ha campionato la mia voce e mi ha parlato. Questa cosa fa paura, ma fa paura per altri motivi, perché non mi sostituirà mai nessuno, non sarà a me neanche a voi, tranquilli. Vediamoci questa intervista e poi interverremo con lui. Ciao, mi chiamo Marco Trombetti e sono un imprenditore e investitore nel mondo dell'alta tecnologia. E nel 1999 ho conosciuto una ragazza mentre studiavo in Francia. Mi sono innamorato di questa ragazza che era una linguista, io ero un informatico e per passare più tempo insieme nel 1999 abbiamo deciso di fondare uno dei primi servizi di traduzione online. Non abbiamo fatto semplicemente un servizio di traduzione, ma abbiamo inventato un'intelligenza artificiale. E a differenza degli altri, Google, Microsoft, Amazon, che cercavano di replicare e sostituire l'uomo con la tecnologia, noi ci siamo focalizzati invece di creare della tecnologia simbiotica con l'umano. Traslate funziona in un modo estremamente semplice. Mentre il nostro traduttore professionista lavora, riceve un suggerimento della frase che deve tradurre dalla macchina. Lui modifica gli errori che la macchina fa, e dalla fase successiva la macchina cerca di dare dei suggerimenti che sono allineati con lo stile del traduttore e la terminologia del traduttore. Ovviamente le traduzioni le fanno gli umani,
La macchina è solo uno strumento di supporto, l'umano rimane al centro e rimane la persona che effettivamente fa il lavoro. Il posto dove ci troviamo si chiama Picampus, sia come il fondo di investimento, sia come luogo dove ci sono circa 250 persone che lavorano ogni giorno a fare innovazione. Quindi diciamo, un posto più pensato per la creatività che per il lavoro manuale. Dopo che abbiamo capito che era possibile aiutare i traduttori professionisti nella traduzione, ci siamo chiesti quale altro dominio avessimo qui localmente di grandissima eccellenza in cui la simbiosi uomo-macchina poteva dare un beneficio. E non ci è voluto molto a capire che il doppiaggio era la forma di, se vogliamo, di traduzione audiovisuale, quindi vicino al nostro mondo, ma soprattutto dove in Italia, e anche soprattutto qui a Roma dove abbiamo il campus, c'è l'eccellenza mondiale. Allora, abbiamo chiamato questa tecnologia MadeDub e quello che facciamo è, alla macchina utilizziamo tutta la voce che troviamo su internet per insegnare alla macchina cosa significa voce. Cioè gli diamo un grandissimo numero, centinaia e centinaia di ore in cui conosciamo il testo e quello che è stato detto e alleniamo la macchina quindi a predire, dato un testo, quale sia la forma d'onda per quel testo lì. Ma non semplicemente le singole lettere, ma andiamo a vedere la prosodia, quindi il significato della frase e quindi trasformarlo in una forma d'onda. Quindi un doppiatore può prendere 2 ore della sua voce e avere il suo modello di voce digitale. Questo meccanismo penso sia estremamente interessante perché replica un po' quello che è successo per noi nella traduzione. Okay? C'era Google, Microsoft e Amazon che cercavano di replicare l'umano, sostituirlo con un sistema di traduzione, no? Che fosse abbastanza buono e loro rincorrevano per dire sta per diventare più buono dell'umano, non ci sarà più bisogno del traduttore. E noi invece nello stesso momento invece aiutavamo il traduttore a diventare ancora più creativo così da aumentare questo divario. Ora, nel doppiaggio quello che noi pensiamo la strada per farlo esiste già, si chiama text to speech, esistono dei sistemi di generazione della voce. E invece quello che vogliamo fare noi è prendere le voci migliori, più interessanti, trasformarle in un modello digitale e dare questo modello digitale ai doppiatori in mano, non agli studios, non al produttore cinematografico, ma il modello al doppiatore, in modo che lui possa in qualsiasi momento avere accesso a un mercato a cui oggi non ha accesso. Quando mi sono avvicinato così al mondo del doppiaggio, a parlare con le prime persone, ho chiesto ma cosa ci vuole per essere un bravissimo doppiatore? Mi hanno risposto il motorino. Il motorino perché praticamente il doppiatore deve viaggiare e per questi studios a fare questa registrazione si deve muovere rapidamente tra un posto all'altro. È chiaro che oggi il mercato del doppiaggio è destinato ai contatti locali che hai, okay, e il tuo tempo. E quindi mentre questo succede, mentre il mondo cinematografico cresce un pochettino, dall'altra parte esiste un'opportunità di milioni e milioni di minuti generati ogni giorno da nuovi creatori indipendenti che stanno creando questi contenuti e li mettono su piattaforme come YouTube. E queste persone non hanno vagamente nessuna possibilità di avere accesso al doppiaggio. E alcuni di loro neanche si possono permettere i sottotitoli. E noi con queste voci digitali vorremmo prendere un'eccellenza e renderla disponibile a un mercato molto grande che non è geograficamente qui vicino e non è legato al tempo. Internet e la tecnologia da sempre non hanno tanto sostituito delle cose passate, ma hanno aperto nuove possibilità. Abbiamo l'opportunità con la tecnologia che c'è oggi di fare dei modelli che siano proprietà dei doppiatori. Cioè il doppiatore deve avere la proprietà del proprio modello, deve decidere su quale contenuto poter mettere la sua voce e deve definire anche a qual prezzo al minuto vendere la sua voce. La tecnologia mostra quello che la gente vuole. Ne parlavamo anche prima, Napster. Napster ha solo dimostrato che la gente voleva gli MP3. Apple con iTunes ha creato un servizio per offrire la musica a pagamento. Google Translate da solo traduce in un giorno tutto quello che i 400.000 traduttori professionisti del mondo traducono in un anno. Ma sapete una cosa? L'industria della traduzione vale 50 miliardi, di cui 49,8 miliardi fatto dagli umani, 200 milioni fatto dalle macchine.
cioè anche se le macchine fanno il 99.7% del volume, rappresentano come mercato solo lo 0.5%. Quando noi diamo tecnologia disponibile alle persone, noi le stimoliamo. La mia scommessa è che le produzioni cinematografiche, il doppiaggio professionale di alto livello non diminuirà, aumenterà. E se qualcuno si spaventa che la macchina un giorno diventerà più brava dell'umano, c'è da dire che il modo col quale le macchine vengono allenate è simulare l'essere umano. E quindi quello diventa sempre il benchmark. E per come quindi lo facciamo è difficile pensare in un futuro in cui la macchina potrà fare meglio dell'umano. Ma quello che è l'umanità, quello che è la parte artistica, creativa, il rapporto tra le persone, lo vorremmo secondo me sempre esclusivamente dagli umani. Ogni cambiamento ovviamente porta paura. E la cosa divertente è che probabilmente io sono la persona più paurosa del mondo. E forse proprio perché sono una persona così paurosa, studio tutto. E vado a fare ricerca su qualsiasi ambito e questa paura che ho effettivamente è anche l'energia, la determinazione e la resilienza che mi permettono di affrontare queste cose e trovare l'energia per passarle avanti. E io quindi non credo che sia molto diverso anche per i doppiatori e per tutte le persone. Ogni volta che c'è una nuova tecnologia c'è della paura. E questa è una cosa estremamente positiva perché è quella cosa che ci dà l'energia di prendere la forza e cercare di capire qualcosa. Quando noi capiamo qualcosa e la capiamo prima degli altri, quella lì è dove c'è l'opportunità. Beh, bellissimo, io credo che questa intervista farà il giro veramente del mondo, perché quando all'inizio mi hanno fatto la domanda dei vari giornali importanti, hanno detto: hai letto, ci sarà una macchina che prenderà il posto vostro, perché sapete perfettamente, tante volte il giornale o il titolista mette il titolo a seconda dell'eclatanza di quello che uno sta dicendo. Io ho detto: ma di che? Sono stato pure un po' ignorante. E invece adesso davanti a me colui il quale, il fondatore di Translated, eccolo qui, Marco Trombetti. Ciao, piacere di conoscerti, grazie. Ciao, buonasera a tutti, ciao Pino. È la tua voce oppure sei stato doppiato da qualcuno cane adesso? Io sono una macchina. Non sei il vero Marco Trombetti, sei un ologramma. No Marco, è un grandissimo piacere, perché quello che hai detto è vero, non può che aumentare e alimentare un fuoco meraviglioso che è quello della recitazione, del doppiaggio. La macchina può diventare amica, ma tu ti ricordi Al 2001, Al 9000 nel film? Lui è vero che porta avanti a Discovery, eccetera, poi scappiamo e lui è cattivo. Tu sei buono o cattivo, Marco? No, e questa è una buona domanda, no? Per fare una citazione cinematografica, siamo nel lato oscuro della forza o quello buono? Non lo so, diciamo, io quello che so è che la paura tipicamente è quello, no, che ti fa conoscere il lato oscuro. Quindi se hai paura stai nel lato oscuro, se smetti di aver paura... No, quando hai parlato di eccellenza io sono stato felice, perché il doppiaggio è un'eccellenza, è vero, l'abbiamo inventato noi negli anni 20 per salvaguardare la lingua italiana, insomma la sappiamo la nostra storia. Ed è piena e siamo un punto di riferimento a livello mondiale, non più solo europeo. E devo dire che tutte le persone che in questi 13 anni abbiamo contattato, stranieri, sono stati sempre molto gentili e disponibili non solo a mandarci dei video, ma anche a venire di presenza al Gran Premio del Doppiaggio. Non pensiamo per esempio a Woody Allen, quando abbiamo avvertito Woody Allen che era venuto a mancare Oreste Lionello. Woody Allen ha detto: non c'è bisogno che veniate qui, l'ho saputo oggi che Oreste Lionello... Vi manderò entro 24 ore un video che lo racconterà come soltanto io posso raccontare Oreste Lionello. E esattamente 24 ore dopo è arrivato questo video che abbiamo poi noi donato a tutti i telegiornali, dove Woody Allen ha detto: grazie al doppiaggio di Oreste Lionello sono stato veicolato in Europa e questo mi ha reso forse un attore migliore di quello che sono stato in originale. È stato un atto di, ovviamente, meraviglioso, di onestà intellettuale, di carineria nei confronti di Oreste Lionello, che lo meritava. È vero, se tu fai un doppio audio con le altre lingue ti accorgi che Oreste Lionello era Woody Allen, e ce lo insegnava anche a noi quando doppiavamo i protagonisti di Woody Allen insieme a Mauro Avespini, il modo di tartagliare,
che è complicatissimo, allungare le parole e dire no, e io sfido qualsiasi macchina Trombetti a mettersi al posto di Oreste Lionello, ma a parte questo che è un gioco. Non c'è proprio neanche la vaga possibilità oggi di avvicinarci a quel livello di qualità con le macchine. E ti dico anche una cosa, quando noi abbiamo iniziato ovviamente con la lingua inglese, sì, a fare, perché è diciamo, nella parte commerciale di questo sistema. Un mercato molto ampio, certo. E quindi si parte da lì. I risultati non erano assolutamente quelli che hai sentito. La macchina è iniziata a migliorare quando abbiamo iniziato a prendere e a parlare con le persone del mercato italiano. Cioè assistenti, fonici, direttori del doppiaggio e doppiatori, abbiamo scoperto qui in Italia un livello di qualità che non è neanche vagamente confrontabile a quello che c'è fuori. E questa capacità qui poi ci ha permesso di insegnare le macchine, perché nessuno si accontentava, delle persone con cui interagivamo, nessuno si accontentava di quello che la macchina sta facendo. Quindi è persone eccezionali che possono permettergli anche alle macchine di fare un passaggio in avanti. Che ne pensa di me la tua macchina? Ci hai mai parlato? Io mi ha chiesto che ne pensa di me, con quale voce ti ha risposto, non lo so. Io per il grande esperto che ho per te non voglio dirlo. Cioè il mio avatar vocale non mi sopporta? Mi stai dicendo questo? Oh Marco, guarda, sarebbe stato un piacere averti di persona, di visu, ma succederà, perché tu sarai sicuramente uno degli ospiti d'onore del Gran Premio del Doppiaggio, nonché sponsor del Gran Premio Internazionale del Doppiaggio, e ci permetterà di far venire qui molti più attori internazionali. Io lo so che tu ti stai battendo insieme a Filippo Cellini, so che sarai qui, noi ti ringraziamo già, pensa, stanno arrivando milioni di... Siete una macchina commerciale fenomenale. Sì, esatto, in tutte le lingue arriverà questa cosa. Sono felicissimo di supportare il mercato del doppiaggio italiano, e lo faremo con tutti i modi che... Facciamo, io l'ho detta prima, la sfida, il campionato europeo del doppiaggio, un momento importante dove si sceglierà un film e poi si deciderà in quale nazione è stato doppiato meglio. Sarà un momento goliardico, divertente, forte, anche veramente attaccato ognuno ai propri colori. È una bella cosa, mi è venuta in mente mentre parlavo e Filippo Cellini e sei impaurito, ma so che Marco ha già colto questa possibilità di essere con noi, e io in tutte le lingue ti dico grazie Marco, però avremo modo di conoscerci sicuramente meglio in una bellissima platea con tutti i colleghi, e capiranno che tu sei dalla nostra parte e che finalmente noi staremo a casa e qualcun altro andrà in sala, sempre rimanendo noi a casa e poi cogliendo i profitti di tutto questo. Giochiamo un attimo invece con un'idea bellissima, che sono queste le idee che cambiano il mondo. Steve Jobs in qualche modo ce l'ha insegnato, presentarsi con la scatoletta e dire ai propri tecnici: voglio 40.000 canzoni qua dentro, non voglio più che mia figlia gira con quel nastro con 8 pezzi. E poi è successo, insomma, ma non ha rovinato niente. Marco, per far entrare i doppiatori nella scatoletta dobbiamo far dimagrire alcuni. Ecco la Marco, ma perché? Beh, è nata una bellissima amicizia, finita prima del nascere. Non è più lo sponsor, chiama un po' qualcun altro, Filippo. C'è Marco Trombetti, non si può fare. Un translator, c'è un altro, no? C'è Google proprio. Ah, c'è Google. Chiameremo, guarda, il numero 2 dell'Apple italiano, chiameremo lui, va bene. Grazie ancora Marco, grazie davvero di questa bellissima cosa che farà parlare, non farà discutere, ma farà veramente, creerà un bellissimo tavolo, e veramente grazie davvero Marco di averci raccontato veramente come stanno le cose. Grazie a Marco, grazie a Marco, grazie. Trombetti, grazie davvero. E allora andiamo nell'ultimo momento, che è il premio, il settimo premio, che è il miglior prodotto, ma di questa cosa ne continueremo a parlare, girerà nei social e non è una cosa di cui aver paura. Allora mando prima le nomination. Chiedo scusa, mi ero perso la liturgia. E adesso vediamo le nomination per il miglior prodotto. Eccolo, eccole. Eccoci, eccoli. Ecco, io intanto saluto, perché prima l'unica volta che è andato il filmato c'è stata la nomination, chi ha vinto, altri due sono spariti nel nulla eterno, non mi sembra carino, invece voglio
salutare ovviamente tutte e tre, sono Lavinia Fenu per quanto riguarda il Chartered Voices International di DCV di Creative, Antonella Canturi Disney, ovviamente Soul, parliamo di Soul Disney, Antonella Canturi per 01 Distribution, che è Rai Cinema. Dall'altra parte me l'avete tolta all'improvviso, eccolo qui, ce l'ho sul gobbo, per Manche, anche quello grandissimo film che non ho visto, guardate, tutti e tre da vedere, c'è Cecilia Villani che è il project manager Dubbing Brothers, eccolo qui questo trio meraviglioso, tre bellissime donne, tre donne meravigliose, non voglio fare catcalling come si chiama quella cosa che dici bella a una persona, io lo dico bella però cammina parallelo a brave e in gamba e sicuramente meritocratiche. A questo punto non c'è il messaggio da... c'è il telefonino? Ah, il telefonino lì me lo dovreste prendere. C'è il telefonino, lancia, eccolo. Perché è vero che noi non lo sappiamo, è arrivato il messaggio da inviare per chi? No, non mi è arrivato perché no. Mi deve arrivare su quello, me l'avete mandato, scusate. Mi è sparita, bello della, il mi è, bello della diretta, esatto. Mi è sparita Cecilia Villani. Eccolo. Cecilia dove è andata, per esempio? Non so chi vince, ma se dovesse vincere lei c'è un quadro nero, un rettangolo nero. Cecilia Villani ha preferito mancare, non per prendere. Questo purtroppo è ovviamente i collegamenti da casa, in questa modalità dipendono anche dalle connessioni che ognuno di noi ha a casa, perché sì, esatto, è un collegamento. Perché siamo tutti ormai legati a questo. Eccola, eccola. Sei tornata. Allora, a me il messaggio è arrivato, quindi sono pronto. Ah, è vero, arriva proprio il messaggino, il whatsappino. Allora, dimmi tu fino quando... Sì, sì, vai, vai, non siamo mica Masterchef, ci hanno tre quarti d'ora di qual è che ha vinto, cioè una cosa... Attenzione, il primo piano su Cecilia, il primo piano su Antonella, il primo piano... un po' di pathos, il premio più importante, insomma, vabbè, di questa edizione. Vince il premio della giuria per miglior prodotto 2020-2021 la 01 distribuzione dei cinema con 1917. Ah, va bene, l'applauso. Cecilia, l'applauso. Oh, finalmente. Io la cosa che amo, intanto fa rimanere tutte e tre, perché è giusto che sia così, brava, ma bravi tutti, nel senso che finalmente dobbiamo fare come gli americani. Avete visto gli Oscar quando li inquadrano tutte e cinque? Come scatta il nome del vincitore e gli altri quattro ridono e applaudono. È meraviglioso, ma è tutto falso. No, ma non so, però sono bravi. Da noi no. Tu vedi i nostri premi, i cinque nominati, quello che vince, le facce di quei mondi, non c'è il primo piano mio, ma le facce degli altri quattro per due decimi di secondo sono... Cioè, ci stanno dei momenti, è giusto, cioè, anch'io quando perdo un provino di doppiaggio per un minuto rimango un attimo così, ma poi dico, vabbè, ha vinto Luca Ward, ha vinto Brando, ha vinto Pannofino, cioè, comunque non può dispiacerti. Come abbiamo detto all'inizio, anticipo solo un po' a Tonelle, vorrei che rimanessero anche le sue due colleghe, è un premio veramente che è per testimoniare l'importanza di questo bellissimo mestiere, perché mettere in discussione Soul o Mank o altri film è veramente superficiale. C'è un vincitore, ma siete veramente dei grandissimi professionisti. Antonella, a te la parola. Non la parola. Non la sentiamo, Antonella. Devi aprire l'audio. Sì. Si sente, Antonella? No. Allora... Può darsi che non arriva l'audio a noi, sai, è la prima cosa, dopo due ore e mezza è il primo problema che c'è nell'ultimo premio. Dai, non finiamo così. Il problema è nostro. Scusate, scusatemi. Antonella. L'intervento di mio marito. Ecco lì. Meno male noi uomini ogni tanto contiamo qualcosa, stai. Guarda, mi sta dando una grande mano in questo anno di smart working, se non ci fosse lui. Grande, grande. Comunque volevo innanzitutto dedicare il premio ovviamente alla Leone Film Group, alla 01 Distribution, ai cinema. Volevo condividerlo con il mio collega Roberto della Leone
e ringraziare tutto il team di lavoro, è inutile che vi dica, Rodolfo Bianchi, Francesca, l'assistente Maurizio Solofra, il fonico di doppiaggio, e Fabio Couturi, il fonico di Mix, che ha fatto un grandissimo lavoro perché il film era molto difficile, tutti gli attori grandiosi, quindi innanzitutto in primis il team di lavoro. E Valerio e Piccolo, poi, Valerio Piccolo anche, non dimentichiamo, che ha fatto l'adattamento di dialoghi, ovviamente. Sì, esatto, l'avete già intervistato e quindi comunque lo dedico a loro perché è un premio condiviso con tutti loro. E poi che dirvi, sono onorata perché il trittico del miglior prodotto era un trittico di grande valore, ho visto gli altri due film, faccio i complimenti alle colleghe perché sono due film meravigliosi, fatti con dovizia d'attenzione. Prima si parlava appunto di piattaforme e sale cinematografiche. Io credo che sia stato un anno molto difficile per tutti, però ringraziamo il cielo che ci siano state le piattaforme che comunque ci hanno tenuto compagnia con ottimi prodotti. E quindi condividiamo questo momento complicato tutti quanti, però cercando di aiutarci vicendevolmente. Perché io credo che la nostra fortuna è quella di fare un lavoro meraviglioso e che comunque diverte le persone, che intrattiene le persone, e quindi in questo insomma siamo almeno fortunati. Ci saranno tempi migliori per tutti e cerchiamo di mettercela tutta e penso che insomma sia comunque veramente un premio, soprattutto in questo momento, che ha ancora più valore perché è stato un anno molto difficile, che però ha dato anche delle grandi soddisfazioni per comunque i prodotti che in un modo o nell'altro sono usciti e il pubblico ha potuto vedere. E cosa dire di altro? Faccio i complimenti a te, a Pino, a tutta l'organizzazione, ma a te perché so veramente quanto amore, quanta passione ci metti e quanto aiuti il lavoro del doppiaggio a essere veramente conosciuto su larga scala. Il tuo programma e Voice Anatomy, che appunto è arrivato in televisione, ha avuto un grandissimo successo ed è molto utile che tutti sappiano veramente quello che c'è dietro a questo lavoro meraviglioso. Grazie Antonella. Quindi ti ringrazio personalmente. Grazie Antonella, davvero. Cecilia Lavinia, visto che ci siete, chiudiamo poi con voi una per volta. Cecilia, tu cosa mi dici di questa bella avventura? Guarda, io le mie congratulazioni ovviamente a Antonella e comunque volevo ringraziare il direttore Rodolfo Bianchi, l'assistente Francesca Rizziello e l'adattatore tutti. Ruggero Bussetti, per aver contribuito appunto aver sì, guarda, doppiaggio di posso aggiungere tesoro che Stefano De Sando è stato straordinario. Stefano De Sando è stato straordinario, è stato come Domitilla D'Amico, tutti, Valentina Favazza, Franco Mannella, sì. Ovviamente faccio un ringraziamento anche al fonico di sala Manuel Serio e a tutti quelli che hanno lavorato appunto a questo splendido film. Grazie, sì, è vero, mi associo assolutamente anche. Dall'altra parte ovviamente c'è Lavinia, Sol, è stata un'altra bellissima operazione, questa volta devo dire con azzeccatissimi i nomi dei due protagonisti che sono due colleghi di televisione, non soltanto talent, diciamo, sì, talent, però non mi piace mai questa cosa perché altrimenti vuol dire che sono non talent. È vero, hai ragione. Cioè, sono tutti talent, però sono due professionisti, di tui i nomi e veramente hanno fatto un gran lavoro perché io ho faticato a riconoscerli. No, ma devo dire prima di tutto che comunque la qualità è sempre la cosa fondamentale, quindi siamo andati con dei nomi di grandissimi professionisti che sono Neri Marco Re e Paola Cortellesi, che ci hanno dato veramente, hanno reso il film meraviglioso. Io più che ringraziare il gruppo di lavoro con cui comunque mi confronto quotidianamente, sono veramente le anime gemelle, per cui sono grata, vorrei ringraziare proprio tutti per quest'anno che è stato complicatissimo. E per aver permesso a una major come noi comunque di continuare a dare del prodotto a tutti, quindi tutte le persone, tutti gli studi, tutti i professionisti, perché è stato un anno che ha messo veramente tutti in difficoltà e la professionalità dimostrata è stata eccezionale da parte di tutti.
Grazie, grazie davvero a tutte e tre, buon lavoro, buon weekend, buona famiglia, buon tutto, grazie per il vostro complimenti, complimenti lavoro, e continuate grazie. Con questa qualità. Grazie, un abbraccio grazie. A tutte e tre, grazie, 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 complimenti Antonella. Beh, siamo arrivati, finisce così sì, questa edizione, no? Posso aggiungere solo due parole? Ho dette poche. No, quest'anno. Ci siamo divertiti però questo. Molto. E comunque è divertente. Diciamo che... Speriamo che non anche dico, a casa. No, il prossimo anno lo facciamo in... Sì, assolutamente. Però magari, che ne so, una volta al mese facciamo una cosetta così. Sì. Io e te ci facciamo... Io e te ci vediamo a casa. Mesi generali. Ma chi ne frega adesso? La gente sta a fa botte sul telecomando. Sembra per spegnere olio. Il collegamento. Esatto. Ma spegni te o spengo io il computer? Allora, fammi dire solo l'ultima cosa. Grazie a tutta l'organizzazione che c'è dietro, perché sembra veramente il digitale facile, no. Semplice. In realtà qui dietro a tutta questa struttura c'è un team di lavoro incredibile. Ci sono decine e decine di persone che hanno lavorato a questa edizione, non solo negli uffici della INCE, che come tutti gli anni supporta. Io li voglio citare tutti velocemente: Valentina, Domenico, Alfredo, Francesca Barbara, Irene. Sono tutte donne. Tutte donne, purtroppo. Che video, esatto. ma qualcuno mi so... Arthur, certo. Fondamentale. Arthur e Alfredo, due uomini, esatto. Che cancelliamo. No, Domenico l'ho detto, ma anche tutti gli altri, qui tutti i tecnici che ci stanno dando una mano. Grazie Andrea, al suono. Dietro, grazie, Roberto Di Giovan Paolo, è stato un anno difficile anche per noi dell'organizzazione, ma siamo riusciti con l'aiuto del Ministero, della Regione, del Nuovi Maglie, dei nostri sponsor, di tutte le associazioni di categoria, a fare una cosa incredibile. Sì. Ed è l'augurio che lancio per la prossima edizione, che mi auguro che ci sia già entro l'anno. Al Colosseo. Magari, farà freddo, però va benissimo. Chi se ne frega? L'augurio al Colosseo. L'augurio è quello di guardare al futuro. Sì. Non guardare più al passato, guardiamo al futuro. Il doppiaggio ha un passato storico, meraviglioso, ma il futuro è anche meglio. Sì, cosa farò io? Questo è come quando una signora al Costanzo Sud disse: ma parla sempre in segno. Esatto. E io dissi: signora, mi è venuta in aiuto la battuta di Crocio Max, va bene signora, basta parlare di me, mi parli un po' di lei, che ne pensa di me? Così ho salvato la situazione. A proposito di parlare, un ringraziamento ai nostri anche partner media, molto molto importanti, un ringraziamento a Patrizia di Radio Rock e soprattutto un ringraziamento enorme a Boris Sollazzo che ci ha moderato su i nostri focus. E Boris era già un grande esperto di cinema, ma è diventato anche un grande appassionato di doppiaggio. Abbiamo fatto innamorare tutti. Grazie, anche Boris. I più cattivi. Grazie Filippo di questa nuova opportunità, grazie a tutti, siamo arrivati alla fine, ma voi avrete già spento perché state la cena, non so neanche che ora è. Io vi ringrazio, non è stato un rapimento, è stata una bella avventura, ma non finisce qui. E comunque è stata l'edizione più corta della storia. Ah, sicuro. Sicuro. Ciao. Grazie di tutto. Grazie. Finissimo.